Sallo, sento alcune domande preliminari. Lei, abbiamo già acquisito le dichiarazioni che lei ha reso nell'ambito di altri processi per quanto riguarda le posizioni per cui lei è stato condannato in primo grado e confermato in appello con la previsione della diminuente dell'articolo 8 e altre dichiarazioni riguardanti il traffico di rifiuti su quali ha già riferito sia in fase di indagini preliminari che in dibattimento, quindi ridurrò l'esame a punti salienti rispetto al presente processo. E volevo chiederle innanzitutto, Vassallo, lei quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Il 1 aprile 2008. Senta, lei ha già riferito anche su questo tema, ci può sinteticamente dire cosa l'ha indotto a collaborare con la giustizia, qual è la motivazione? Io ero stato minacciato di morte dal clan Setola e non avevo nessun procedimento, cioè non ero né detenuto né latitante né niente. Venuto a conoscenza di questa cosa mi sono rivolto alla magistratura per iniziare la mia collaborazione. Senta, quindi aveva avuto dei sentori chiari di essere nel mirino di Setola, di poter essere ucciso? Sì, mi era stato riferito da Antonio Ditella di non andare a un appuntamento dove il Setola mi aveva convocato, perché da quell'appuntamento non sarei ritornato. Questo è poco dopo l'evasione di Setola, avviene? Sì, Setola era latitante in quel periodo. Senta, per prima cosa volevo chiederle, in seconda battuta, lei quindi ha già detto di essere stato, di essere libero in quel periodo. Volevo chiederle se fa un mente locale sulla sua esperienza di vita. Mi può dire in che periodi è stato tratto in arresto, se è stato tratto in arresto, in relazione a quali titoli di reato, iniziando proprio dalle primissime sue esperienze giudiziarie? Allora, se non ricordo male, il mio primo arresto è stato marzo 92, per poi mi sembra di aver fatto di essere stato condannato per detenzione di armi, una pena sospesa di 9 mesi, se non ricordo male, e quindi ritornai in libertà. Poi fui riarrestato il 92, giugno 92, col 416B, no, con traffico di armi e traffico di droga. Mi ricordo di aver fatto luglio-agosto 92 in carcere a Poggio Reale, poi sono ritornato agli arresti domiciliari, dove sono stato agli arresti domiciliari fino al raggiungimento di altre due ordinanze di custodia cautelare, quindi ricordo che era nel 93, marzo 93, quindi sono stato raggiunto da altre due ordinanze di custodia cautelare, quindi dagli arresti domiciliari mi riportarono agli arresti in carcere, sempre a Poggio Reale. Al carcere di Poggio Reale sono rimasto fino al 23-24 dicembre del 93 e sono stato rimesso agli arresti domiciliari fino a ottobre 94, se non vado errato. Poi dal 94 fino al 2002 sono stato libero. Il 2002, gennaio 2002, sono stato riarrestato nel 2002 sono stato arrestato con l'articolo 7 per traffico di rifiuti, per la gestione di discarica abusiva, una cosa del genere, comunque il smaltimento illegale di rifiuti. Nel 93 invece ero stato arrestato per due associazioni di 416 bis, uno con il clan dei Casalesi e uno con il clan Verrella Cuccinelli di Napoli. Sì, mi ha parlato di questo arresto con un reato satellite che era l'articolo 7 del 2002, mi scusi, gennaio... Nel 2002 sono stato arrestato con l'articolo 7, sì. L'associazione, ricordo che si tratta di associazione esterna, una cosa del genere. E che quanto è rimasto detenuto o comunque ristretto? In carcere sono rimasto una quindicina di giorni, poi sono stato rimesso in libertà. Sono rimesso in libertà. Senta, questo riesce a datare il mese del 2002 in cui è stato tratto in arresto?
Gennaio. Gennaio, quindi è sicuro. Quindi praticamente dai primi mesi del 2002 è stato dato in arresto. Gennaio fino a febbraio, ho capito bene? Oppure No, mi sembra solo il mese di gennaio. Mi sembra di aver fatto solo il mese di gennaio, se non erro, dall'inizio alla fine di gennaio. Senta, quindi questi sono i periodi di detenzione che ha patito. In passato era mai stato condannato per reati associativi mafiosi o reati associativi, se può dirci, quindi parliamo dal periodo più risalente, anni 90? 92-93 sono stato condannato per armi, non ricordo adesso se sono stato condannato con i reati associativi, ma comunque ho avuto una condanna, sì, adesso che ricordo, sì, sono stato condannato per un reato a 5 anni, 4 anni e 5 mesi, una cosa del genere, come reato associativo, sì, nel 93, mi sembra di aver fatto la causa in corte d'assise a Napoli. Gli arresti poi per l'operazione Adelphi portarono a condanna? È quello del 92, dottore? Sì, quello del 93. 92, 92-93 è l'operazione Adelphi. Sì, fu condannato lei in primo o secondo grado, in primo grado. Sì, furono prescritti i reati. Non ricordo adesso, sinceramente, perché non lo ricordo se sono stato condannato, perché comunque erano tanti di quei processi messi assieme che non... ricordo di aver avuto delle condanne. Ho capito. Le ha espiate, mi scusi, queste condanne, oppure è stato condannato e non ricorda di aver espiato queste pene? No, io i periodi di detenzione è solo quello che vi ho accennato io. 92, 93 perché avevo subito una perquisizione, 92 perché avevo subito una perquisizione e mi avevano trovato dei proiettili da guerra. Per quel reato avevo fatto la pena sospesa. 92 e 93 sono stato il periodo di detenzione che ho fatto in carcere, quello che vi ho detto io, tra gli arresti domiciliari e la detenzione in carcere, non per condanne avvenute, ma per custodia cautelare. Ho capito. Senta, quindi la condanna ultima, quali sono state le ultime condanne che ha patito, queste ultime condanne successivamente alla sua collaborazione, per quali reati è stato condannato? Reati sulla base delle dichiarazioni. Reati di armi. Come? Eppure per un reato di corruzione per atti dovuti, insomma, perché avevo una pena di 2 anni, fui giudicato dalla settima sezione penale, all'epoca era il presidente Vignola, una cosa del genere, fui condannato a 2 anni e 15 giorni per corruzione di atti dovuti, ricordo quello che mi era stato riferito dall'avvocato. Certo. No, recentemente, parliamo dopo la sua collaborazione, sono state emesse sentenze di condanna a suo carico con la previsione dell'articolo 8. Legge speciale, sì. E quali sono le condanne? Mi sembra di essere stato condannato a 3 anni e 4 mesi, 3 anni e 2 mesi, una cosa del genere. Reati, quale tipo di reati, se lo ricorda? Associazione. Reati all'articolo 7, associazione esterna. Quindi reati che includevano la previsione dell'articolo 7, concorrenza mediante minaccia, turbativa d'asta, riciclaggio e reimpiego gradi dell'articolo 7, questi sono i reati per cui è stato condannato, sì, in abbreviato? Sì. Ho capito. Sì. Senta, sono i reati che sono stati contestati in relazione alle dichiarazioni dalle rese nell'ambito del processo cosiddetto ECO 4? Senta, volevo a questo punto chiederle direttamente, ne ha già riferito in altri processi, però se può sintetizzare nel modo in cui riesce a farlo. Lei quando è che è entrato in contatto, in che periodo è entrato in contatto con gruppi organizzati di tipo mafioso sul territorio? In che periodo risale la sua esperienza? Parliamo già Vassallo, scusi, per 1900... solo per chiarire, parliamo della sua proprio primissima esperienza, quando è che ha avuto la primissima esperienza? Sì, allora, io i primi contatti che ho avuto con il clan dei Casalesi risale all'80, fine anni 80. Già la mia famiglia comunque si era in rapporti, in collegamento con il clan Mallard per quanto riguarda il traffico di sigarette.
Ricordo che io sono il mio padre era, aveva un parente di Sant'Andimo, un certo Flagello Santo, che faceva la latitanza presso casa nostra, quindi in quel periodo mi ha fatto anche da testimone alle nozze da latitante, e da quella data insomma ho incominciato ad avere rapporti con il clan dei Casalesi, già lo avevo con i Sant'Andimo, con il clan verde di Sant'Andimo dove Flagello faceva parte. Da quel periodo, quindi posso collegarlo con la fine degli anni Ottanta, ho iniziato a incontrarmi con il clan dei Casalesi. Inizialmente, siccome io gestivo in quell'epoca, io e la mia famiglia, una discarica controllata di rifiuti solidi urbani nel comune di Giugliano, e servivo 24-25 comuni della provincia di Caserta, per cui tutti collegati nell'agro aversano. In quel periodo incominciai a collaborare con il clan dei Casalesi con un finanziandolo, in quel periodo gli davo 200-300 milioni l'anno. Dopodiché incominciai ad essere parte integrale con loro, cioè loro qualsiasi problema che io avessi con le sattorie di che so, Casal di Principe, San Cipriano, Villa Literno, mi rivolgevo a loro, Zaccaria, De Simone, Bidognetti, e loro mi facevano tramite la tesoreria, che all'epoca il servizio di tesoreria era affidato a una famiglia di Frignano, di San Frignano, sì, una famiglia di nome Sant'Arpina, e mi facevano le carte contabili, per cui se avevo un problema di incassare un mandato, non c'erano delibere, non c'erano documenti, io mi rivolgevo, per cui ho incominciato a collaborare con loro. Nell'89 poi ho investito direttamente da Bidognetti per quanto riguarda l'ecologia 89, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da fuori regione. In quel periodo il Zaccaria, il De Simone, il Fabozzi con il Giuliano Raffaele stavano realizzando una cava per il Movimento Terra di Estrazione Pozzolana per i lavori dei Reggi Lagni, e in quell'occasione volevano realizzare una discarica, volevano fare un'associazione temporanea di imprese tra me, l'avvocato Chianese Cipriani e Luca Voli, che gestivamo tre discariche nel Giulianese e una a Qualiano. Vassallo, mi scusi se la interrompo perché già Vassallo, scusi la interrompo perché ha già riferito in altri processi, non è il caso ovviamente di ripetere nuovamente le stesse cose, abbiamo già acquisito questi verbali. Volevo comprendere, quindi praticamente i suoi rapporti sono stati molteplici, cioè con varie famiglie mafiose, con quali in particolare si è innestato, se si è innestato con qualcuna, un rapporto privilegiato? Un rapporto privilegiato l'ho avuto sempre con Bidognetti Francesco, mi chiamava il suo cumbariello, nonostante non avessi nessun tipo di... Comunque, con Cicciotti Mezzanotte, Francesco Bidognetti e i suoi figli. Senta, quando è che, qual era, sempre in modo molto sintetico, lei ha già rappresentato una delle utilità che per lei rappresentava il clan, qual era il vantaggio che Bidognetti Francesco, nel caso di specie, otteneva da lei? Qual era l'utilità che lei prestava al clan, in particolare il motivo per il quale si fu avvicinato? E ma si avvicinato? Il motivo maggiormente era quello là, che io gestivo una discarica, per cui per il traffico di rifiuti, cioè io ero parte integrale, la mia discarica era del gruppo Bidognetti, della famiglia Bidognetti, per cui si faceva tutto quello che diceva lui, cioè era inerente allo smaltimento dei rifiuti. Senta, avevano bisogno di un professionista del settore, il gruppo Bidognetti, non erano attrezzati da questo punto di vista? No, assolutamente loro non avevano dimestichezza in materia. Avevano costituito l'ecologia Totanà come una società con una commerciale, ma in realtà non avevano, infatti in più occasioni si sono trovati in difficoltà, insomma cose che poi gli ho risolto io, problemi, ma non avevano assolutamente né attrezzatura né concezione, insomma avevano soltanto il carisma, quello di imporre e di ottenere le cose con un'azione di forza, insomma. Quindi il professionista, uno dei professionisti del settore specifico per il, che, di cui il clan si avvaleva era lei sostanzialmente? Ero io e ce n'era pure qualcun altro. Comunque, per quanto mi riguarda, sì. Lei era uno di questi. Quali erano gli altri
numero di ridotto o meno. C'era l'avvocata chianese cipriana che faceva, c'era l'avvocata chianese cipriana che gestiva una discarica per rifiuti di categoria B, quindi tossici e nocivi. C'era Luca Volio che comunque gestiva tramite il gruppo di Giuliano Mallardo lo smaltimento dei rifiuti. Comunque tra in provincia era io e l'avvocata chianese cipriana. Ho capito. Quindi praticamente voi due erano i punti di riferimento principali. Vorrei comprendere, visto che eravate due entrambi per lo smaltimento. Sì. Mi scusi, visto che eravate entrambi per la raccolta poi ce n'erano altri. Per la raccolta ce n'erano altri, che intende? Cioè, può indicare in che senso per la raccolta ce n'erano altri? Per la raccolta c'era la commerciale Ecologia 89 all'inizio, che faceva da commerciale, cioè una società soltanto costituita come sui certificati di identificazione configurati per conferire tutti i rifiuti tramite la commerciale. La commerciale li conferiva a noi. Poi dopo un certo periodo, cioè diciamo che l'89 è stato un periodo fino al 94, perché poi il 94 è stata dichiarata l'emergenza in Campania per i rifiuti, per cui il privato non esisteva più, non poteva più effettuare servizi di smaltimento e di raccolta, nonché se non quello di consorziarsi con gli enti pubblici. Ricordo che comunque fine anni 2000 incominciammo ad interessarci dello smaltimento, chiamato dal Bidognetti tramite Bernardo Cirillo. Sì, scusi, Vassallo, scusi, soltanto perché abbiamo in parte già acquisito queste dichiarazioni, comunque volevo iniziare un attimo da un periodo più risalente, quindi prima di andare a parlare del periodo fine anni 90, inizio anni 2000, quindi per questo motivo la interrompo. Volevo comprendere, torniamo un attimo indietro, lei mi ha indicato due soggetti smaltitori, lei, e ha fatto l'esempio di Chianese Cipriano, ha indicato anche altri soggetti che in ruoli diversi, in ambiti diversi, cooperavano attraverso società con il gruppo Bidognetti. Volevo comprendere, per capire, eravate fungibili, alternativi, oppure qual era il rapporto tra lei e Chianese Cipriano dal punto di vista delle utilità del clan? Era ottimo. E volevo capire, il clan si avvaleva in modo alternativo di voi due, uno di voi due, entrambi? Eravate settorizzati? Vorrei solo capire questo. No, se c'era una questione di disponibilità nostra si rivolgevano all'avvocato, poi dipendeva anche dal tipo di rifiuto, insomma magari era un rifiuto più altamente pericoloso, si rivolgevano all'avvocato. Siccome io trattavo solo ed esclusivamente rifiuti solidi urbani, mentre l'avvocato gestiva rifiuti liquidi fangosi, per cui se era un tipo di rifiuti si affidavano all'avvocato Chianese Cipriano, altrimenti si rivolgevano a me. Se c'erano problemi autorizzativi, problemi di bolle, problemi di... eravamo comunque tutti e due coinvolti contemporaneamente. No. Cioè magari, che so, l'avvocato scaricava e io timbravo, viceversa, io scaricavo e l'avvocato timbrava, perché magari non c'era troppo prodotto e per cui... io smaltivo avendo una disponibilità maggiore e l'avvocato timbrava come qualità di rifiuto che io non potevo ricevere in quel periodo. Senta, lei quando è che ha conosciuto direttamente Francesco Bidognetti? In che periodo? Non me lo ricordo sinceramente quando l'ho conosciuto, ma posso riferirlo sicuramente al periodo fine anni 80, inizi anni 90, una cosa del genere. Più o meno questo è il periodo. Se riesce a ricordarlo, tramite chi ha avuto il primo incontro, le prime relazioni con Francesco Bidognetti? Io ricordo che le prime relazioni con Francesco Bidognetti le ho avuto con il clan verde di Sant'Antimo tramite Flagello Santo, per poi continuare continuamente. Mi sono alternato un pochino a tutti i gruppi di Casal di Principe, con Iovine per quanto riguarda il comune di San Cipriano, Zaccaria Vincenzo per quanto riguarda il comune di Casapesenna, Bidognetti per quanto riguardava Casal di Principe e Villa Literna, insomma, io gestivo avevo nel mio bacino di utenza c'erano 24 comuni della provincia di Caserta, per cui da Villa Literna fino a Caivano erano comuni comunque
sotto la gestione del clan dei Casalesi, perché ogni comune, Parete, Aversa, Cesa, Gricignano, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, erano comunque comuni collegati, ogni comune di questi aveva un suo rappresentante del clan dei Casalesi che gestiva il comune, cioè c'era il suo capozona. Senta, lei era abituale, frequentava, era sporadica la presenza a casa di Francesco Bidognetti da parte sua nel periodo in cui era libero? No, è stato un periodo che l'ho frequentato spesso, anche se non incontravo lui, incontravo persone a lui vicino, Bernardo Cirillo, Cirillo Alessandro, Bidognetti Domenico, di Caterina Emilio, cioè in varie occasioni Luigi Guida. Sta parlando ovviamente di incontri che sono avvenuti in un periodo di tempo molto lungo, le persone che sta citando riguardano un periodo di tempo lungo. Sì, cioè diciamo che Bidognetti stava in arresto, ha il problema degli arresti, in detenzione, io mi rivolgevo ai suoi, in quel momento chi gestiva, chi comandava per conto suo, per cui in varie fasi ho incontrato tutte queste persone che comunque erano rappresentate di Bidognetti. Ho capito, sì, quindi nei periodi in cui io sono stato arrestato nel 92, nel 93 con Bidognetti Francesco. Sì, ok. Senta, dico, quindi le persone che ha indicato in parte erano persone che ha incontrato nei periodi in cui costoro rappresentavano i reggenti di Francesco Bidognetti che era in carcere. Torniamo un attimo indietro, sempre se lo ricorda, nel periodo in cui era libero Francesco Bidognetti, prima del suo arresto definitivo, per comprendere la capacità di ricordare da parte sua i fatti, lei da quand'è che ricorda che Bidognetti Francesco fu arrestato, detenuto e quindi ininterrottamente detenuto? A partire da quale periodo, secondo la sua memoria? Allora, il periodo dopo il 93, io sono stato scarcerato, ricordo i particolari perché stavamo facendo il processo in quel periodo, 93, quindi diciamo che dai primi del 94 Bidognetti è stato arrestato. Perché nel periodo del 93 lui aveva ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare come l'avevamo ricevuto noi, ma era latitante. Poi fu arrestato, quindi all'inizio del 94 io non ho avuto più rapporti, ma incontravo i figli comunque. Cioè, quindi praticamente Bidognetti Francesco, lei ricorda che dagli inizi del 94 è rimasto detenuto ed è rimasto ininterrottamente detenuto da lì in poi. Vassallo? Sì. Fine 93, inizio 94, questo è il periodo che collego io, sì. Perché ricordo che all'inizio facevamo il processo io e Gaetano Cerci, Bidognetti era latitante, poi io sono uscito agli arresti domiciliari e io sono uscito a dicembre 93, successivamente gennaio 94, i primi del 94 fu arrestato Bidognetti, quindi dopo quella data io ho incominciato, prima l'ho incontrata anche nell'89-90, l'ho incontrata da Gaetano Cerci, insomma negli uffici dell'ecologia 89. Quindi fino alla data del suo arresto definitivo lei aveva una frequentazione anche della casa di Bidognetti Francesco? Sì. E senta, il suo ruolo, il suo rapporto con il gruppo Bidognetti era conosciuto dagli affiliati del gruppo Bidognetti stesso? Certamente. Senta, vorrei chiederle, nel relazionarsi con il gruppo Bidognetti, parliamo del periodo fino all'arresto di Bidognetti Francesco, quindi quello che ha indicato fine 93, inizio 94 e in un periodo poi successivo, aveva delle relazioni in particolare con un referente specifico di Bidognetti Francesco, tendenzialmente un soggetto principale, oppure si relazionava con chiunque facesse capo a Francesco Bidognetti? No, assolutamente, io avevo un referente ben preciso da cui rivolgermi ed era Bernardo Cirillo. E senta, mi può spiegare perché esisteva questo referente specifico per conto del gruppo Bidognetti? Qual era la ragione, se può, anche se intuitivo, se ce lo può spiegare? È stato un periodo che Bernardo Cirillo gestiva per conto dei Bidognetti i rapporti del clan, per cui gestiva la cassa, gestiva i rapporti con gli avvocati e i rapporti con gli affiliati.
Quindi praticamente il suo riferimento tendenziale era è stato sempre rappresentato da Cirillo Bernardo. Per quanto tempo Cirillo Bernardo ha funto da referente nei rapporti tra lei e Bidognetti Francesco e il suo gruppo? Ma io ricordo che c'è stato un periodo abbastanza lungo, diciamo che il Bernardo Cirillo già faceva parte dell'ecologia 89 con Gaetano Cerci e già da allora gestivo rapporti con il canale Bidognetti, però c'è stato poi un periodo cioè di frequentazione, perché Bernardo Cirillo è stata l'impresa che ha realizzato anche il mio albergo, cioè è stata la persona in cui io mi sono rivolto per acquistare un terreno, per la realizzazione di un albergo e tutti gli atti connessi riguardanti le autorizzazioni, le concessioni e le autorizzazioni amministrative. Ricordo che poi nella fine del io ricordo di aver iniziato la costruzione dell'albergo nel 2002 per poi inaugurarlo nel 2004. Ricordo che con Bernardo Cirillo, alla fine quando è uscito il Guida Luigi, detto un drink, era nato il problema con Bernardo Cirillo. Cioè in realtà il reggente del clan di Bidognetti in quel periodo era appena si era liberato, era Guida Luigi e non più Bernardo Cirillo, per cui io fui chiamato con Bernardo Cirillo a un appuntamento a Parete vicino alla casa di una sorella di un altro capozona di Lusciano, o da Baccaro chiamava, e ci siamo incontrati là e fu proprio il motivo dell'intervento di Guida per dirmi e per farmi capire che io non dovevo parlare più con Bernardo Cirillo, ma dovevo rivolgermi a lui perché era lui il referente per Bidognetti in quel periodo a Casal di Principe. Scusi, soltanto per precisione, quella che ha indicato Tabaccaro è Francesco Pezzella? Di Lusciano, sì, quindi sì, Francesco Pezzella, sì. La persona che ha indicato come Tabaccaro, sì. Sì, è questa qua. Senta, vorrei chiederle, dunque, quindi il suo rapporto era sostanzialmente preferibilmente passava attraverso Cirillo Bernardo. Vi era, mi scusi, anche un'esigenza di riservatezza che implicava che Cirillo Bernardo fosse il suo referente? Non ricordo questo, quale fosse la riservatezza, ma comunque era un parente di Bidognetti, era un nipote di Bidognetti. Okay. Quindi era... Per cui era. In quel periodo lui riusciva ad avere notizie direttamente da Bidognetti tramite gli avvocati, per cui ero la persona che dovevo rivolgermi, insomma, era lui la persona indicata in quel momento. Sì. E senta, fu Cirillo Bernardo a, come ha già reso dichiarato in altri processi che sono stati acquisiti, colui che chiese a lei la sua disponibilità per entrare quale socio occulto nell'Eco 4, nella costituenda società che prenderà il nome di Eco 4. Bernardo Cirillo fu la persona che mi chiamò per riferirmi quello che aveva deciso Bidognetti Francesco. Cioè in realtà poi era il figlio Aniello che era latitante in quel periodo, per cui mi aveva riferito se io potevo interessarmi, visto la competenza, le attrezzature e tutto quanto il resto, se ero disponibile, insomma, a collaborare con la realizzazione cioè a parlare con l'Eco 4, che all'inizio a parlare con gli Orsi per la realizzazione di un appalto per i rifiuti, cosa che io feci regolarmente, insomma, mi dichiarai disponibile e poi dopo i vari incontri mi resi conto, cioè, che all'inizio gli Orsi mi avevano chiesto la collaborazione per una certa cosa ed era inerente l'appalto al comune di Mondragone per il servizio di raccolta. Siccome io già la facevo a Cesa San Cipriano e a Orta di Adella, io come amico e come referente gli avevo consigliato che non era il caso di interessarsi del servizio di raccolta perché non era una cosa molto remunerativa. Per cui poi loro, il Sergio in particolare, il Sergio Orsi, mi spiegò che non trattavasi soltanto dell'appalto e della raccolta, ma loro stavano realizzando un consorzio. Allora
quando si parlava di consorzi, era l'unico sistema in quel periodo per poter entrare nel mondo dei rifiuti nuovamente, perché come ho detto prima, nel 94, a luglio 94 è stata dichiarata l'emergenza in Campania. Dai primi di gennaio del 95 è entrata il commissariato di governo per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. L'unica soluzione per poter entrare come privata nel mondo dei rifiuti era quella del consorzio. Quando mi ha parlato di un consorzio Caserta 4, del bacino Caserta 4, io gli ho detto: allora a questo punto è abbastanza interessante. Per cui dichiarai la mia disponibilità, e poi mi sono interessato comunque alla varia costituzione della società e a varie cose. La società, se interessa la costituzione della società, la futura è quella che sarà, poi prenderà il nome dell'Eco 4 a seguito della aggiudicazione della gara indetta dal consorzio CE4. Sì, perché in realtà il primo incontro era quello, gli orsi si presentarono con la Flora Ambiente, mi dissero che la società era la Flora Ambiente, che avevano creato un tipo di capitolato con delle condizioni da poter vincere l'appalto, okay. Tra cui ricordo che era stata privilegiata l'imprenditoria femminile, e che la Flora Ambiente era rappresentata da due ragazze, per cui era questo. Io ho incominciato a collaborare con loro, l'imprenditoria, con tutte le varie forme. Scusi Vassallo, ho già riferito nell'altro processo, l'imprenditoria giovanile femminile nel caso specifico, intende? Sì, imprenditoria giovanile femminile, sì. Ho capito. Perché la Flora Ambiente era rappresentata da due figlie di Sergio Orsi. Senta, quindi perché gli Orsi avevano capacità nel settore, i fratelli Orsi, Michele e Sergio? No. Nessun tipo di capacità, Orsi, conoscenza di quel settore? No, i fratelli Orsi si sono sempre occupati dei lavori edili, per cui di rifiuti non ne capivano assolutamente niente. Senta, tanto che avevano costituito una società e non avevano neanche un'attrezzatura per potersi presentare. Quindi non avevano... Cioè vincevano, gli venivano affidati appalti, ma non avevano attrezzatura. Cioè i problemi dei primi investimenti glieli ho fatti io, prima con i miei automezzi e poi con interventi di amici miei che erano impegnati nel settore della raccolta, facendoci il noleggio a freddo delle macchine, visto che la Flora Ambiente non aveva assolutamente un minimo di attrezzatura. L'ho capito. E quindi praticamente non avevano né attrezzatura né capacità professionali. Fu lei praticamente a imbastire dal punto di vista delle capacità tecniche e delle relazioni tutta la struttura dell'ATI Flora Ambiente? Fui io, trovandoci le imprese che avevano autorizzazioni specifiche in materia, sono stato io a cedergli le attrezzature per quanto riguarda la raccolta, perché loro non avevano niente per quanto riguarda la raccolta e il trasporto, e poi mi interessai per la gestione della discarica del Parco Saurino 2 con l'inquadramento dei miei fratelli che erano titolari della discarica assieme a me, la nostra discarica, quella di Giuliani, per cui non avevano né attrezzature né capacità. Io da un lato e i miei fratelli dall'altro li abbiamo incanalati nella realizzazione di sia della società per la raccolta e sia per la società per lo smaltimento. Ho capito. Senta, lei con i suoi fratelli aveva gestito la discarica di Giuliano, quella che apparteneva alla sua famiglia? Sì, io ricordo che direttamente non ero presente in quella compagine societaria, in quanto ricordo che in quel periodo c'era il problema della certificazione antimafia per quanto riguarda i fratelli Orsi, e che un nostro amico in comune, Andreozzi Salvatore, ci aveva indicato, le dichiarazioni e le certificazioni da parte degli enti facente parte a questa commissione per il rilascio della certificazione antimafia, aveva rilevato delle incongruenze nei riguardi dei libri matricole degli operai della società, che poi fatto la società mista, la società Flora Ambiente si era consorziata con il Caserta 4. Insieme alla Flora Ambiente c'era la Capasso Ciro che aveva le attrezzature,
Poi c'era Brignoli che aveva gestione di impianti di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti, per cui si era fatto questa associazione ATI, che poi, vinto con l'ATI, hanno formato con il Caserta 4 l'associazione, la società Eco 4. Quando sì. riguarda i servizi Sentami, di raccolta, scusi. Io sì, mi sì, riferisco... Martino, Vassallo, avevo fatto un'altra domanda, poi... rispondendo è andato un po' oltre, volevo chiederle, la mia domanda era, lei innanzitutto quanti fratelli, la sua famiglia di quanti fratelli è composta? Noi siamo nove fratelli, nome maschio, una sola e una femmina. Sì. E tutti quanti i suoi familiari in via Premalente avevano esperienza nell'ambito della discarica, avendo gestito, comunque operato sulla discarica, la sua discarica? Tutta I primi tre no, perché diciamo dal quarto figlio in poi, che ero io, mi avevo trascinato tutti quelli successivi. Chi come autisti di camion, chi come discarica, in modo particolare c'erano due che erano idonei per la realizzazione, per la gestione di una discarica immediatamente. Sì. Ed era mio fratello Nicola, che era molto bravo per quanto riguarda le attrezzature, i compattatori e lo smaltimento in sé per sé. E poi c'era mio fratello Antonio, che era un ottimo esperto per quanto riguarda la pesa, la pesatura in entrata e in uscita degli autocarri. Questi due fratelli, i suoi fratelli, furono inseriti nell'Eco 4 formalmente come dipendenti? Sì, feci inserire Nicola e Antonio come dipendenti dell'Eco 4, mentre io, non potendo, avendo precedenti penali, non potendo essere assunto con l'Eco 4, mi avevano assunto con una società, la Socom, che era di Michele Orsi, che si interessava di edilizia. Per non farmi configurare come Vassallo Caetano, visto i miei precedenti penali, ho capito. Quindi praticamente lei non poteva, compagine societaria. Lei non poteva figurare direttamente all'interno dell'ATI e neppure dell'Eco 4 per i suoi precedenti, che sarebbe stata ragione ostativa. Dal punto di vista, quindi fu Cirillo Bernardo a indicarle di incontrare gli Orsi e svolgere questa attività di aiuto nei confronti di Orsi. Sì, era Bernardo Cirillo, che poi tramite un suo parente, Massimiliano Miele, Bernardo fu la presentazione per dirmi: questa è una cosa che interessa a noi, mettiti a disposizione, vedi se puoi fare qualcosa. Io, ripeto, incontratoli negli uffici nostri di Cesa, dichiarai, inizialmente avevo dichiarato sì. La non disponibilità, visto che si trattava di raccolta, ma poi, venuto a conoscenza in quella sede, non è che ci siano state riunioni successive, ma in quella sera, quando il Sergio Orsi si è aperto nel dirmi la realtà, io gli ho dichiarato se sono disponibile, infatti poi abbiamo collaborato. Senta, poi il rapporto c'è stato sempre con gli Orsi. Sentami un attimino, quindi lei praticamente ha accettato di collaborare con gli Orsi. In quel periodo in cui ha collaborato stava sempre insieme agli Orsi? Sempre con Sergio, non tanto Michele, ma con Sergio Orsi. Con Michele lo vedevo, cioè con Sergio Orsi uscivamo proprio, ci recavamo sui comuni, ci recavamo al consorzio Caserta Quarte di Castelvolturno, mentre con Michele Orsi ci incontravamo il pomeriggio negli uffici di Santa Maria, gli uffici della Socom, perché loro non avevano manco uffici per quanto riguarda la flora ambiente, così ci appoggiavamo negli uffici della Socom di Santa Maria Capovetere. Senta Vassallo, lei in questo aiuto che offriva agli Orsi, chi rappresentava? Io rappresentavo Bidognetti con una somma del 10%. Tanto che avevo messo a disposizione tutte le mie attrezzature per un valore di 160-170 milioni di lire, ed ero, cioè, non, inizialmente non rientravo in questa cosa, poi successivamente insomma, l'obiettivo del clan era quello di percepire il 10% della società del consorzio Caserta Eco 4, per in realtà, che era 51% consorzio Caserta 4 e 49%
l'associazione ATI Flora Ambiente. Ho capito. Quindi il suo ruolo era anche un ruolo di controllo all'interno della, dell'attività svolta dagli orsi. Certo. E io stavo sempre con Sergio Orsi. Il soggetto cui riferiva, da cui prendeva ordini, cioè di cui ha seguito la ha dato disponibilità nel rappresentare Bidognetti e era, a cui si relazionava, era Bernardo Cirillo. Era sempre Bernardo Cirillo. Bernardo Cirillo. Senta, Bernardo Cirillo, quando l'ha invitata, le ha chiesto di svolgere questo ruolo per conto della famiglia Bidognetti, il gruppo Bidognetti, il clan Bidognetti, spiegò per conto di chi stava agendo? Certo, chi? Per conto di Bidognetti. Cioè c'era un impegno tra il figlio di Bidognetti, Aniello, e Sergio Orsi. Ho capito, quindi c'erano... Cioè i fratelli Orso... Erano entrati in società. A me mi aveva riferito Bernardo di questo, cioè io sapevo un particolare, mi avevano riferito di un particolare che insomma, non poteva non essere. Io ripeto, con Aniello non l'avevo incontrata, ma avevo impegno, cioè avevo il mio referente per questa cosa. Il tramite era Bernardo Cirillo, ma il gruppo era Bidognetti, la famiglia Bidognetti, perché in quel periodo Bidognetti Francesco stava in carcere, ma a rappresentarla era il figlio Aniello, che era latitante in quel periodo che parlo io. Ho capito. E senta, quindi si è svolto nel senso che rappresenta Cirillo. Bernardo, quando la invitò a relazionarsi, quindi a rappresentare la famiglia Bidognetti in questo accordo societario dei Bidognetti con gli Orsi, le diede delle indicazioni di persone che a loro volta cooperavano in questa attività, non facenti parte della famiglia Bidognetti in senso stretto, cioè del clan Bidognetti, persone esterne, politici, amministratori pubblici, mi aveva rappresentato che dietro questa questione del consorzio Caserta 4 c'era un politico locale. E gli disse il nome del politico locale o lo scoprì dopo? Sì, me lo ricordo. Chi era? L'onorevole Nicola Cosentino. Ho capito. Quindi questo glielo disse subito Cirillo Bernardo inizialmente, appena gli chiese di operare per lui? Me l'aveva detto Bernardo Cirillo, ma già in precedenza... Bernardo Cirillo, mi ricordo di avergli, io avevo vinto l'appalto al comune, mi avevano affidato il servizio perché io a San Cipriano non avevo fatto gara, ma in quell'epoca Antonio Iovine, detto Unin, mi fece affidare a trattativa privata l'affidamento del servizio di raccolta del comune di San Cipriano, assumendomi tutto il personale che era in forza al comune di San Cipriano. Sì, ricordo che scusi prego dica, ricorda con quale società lei operava? Mi scusi, bastava solo per mettere qualche premessa, presupposto di fatto, con quale società lei operava nella raccolta dei rifiuti del comune di San Cipriano d'Aversa? Con la sedi a Sud, Società Ecologica Trasporto e Igiene Ambientale, di cui mia mamma era amministratore, ma era un amministratore fittizio vista l'età, e i soci di fatto eravamo io, Nicola, Antonio e Salvatore. Questa sedi a Sud, scusi, che società era, che tipo di società? Una società di trasporto. No, sì, di trasporto. Società di trasporto. Era un SRL, una SAS, sì. Una SPA? No, era una società a responsabilità illimitata, un SRL. Ho capito, un SRL. Vi erano dei ruoli sociali vostri, al di là della fittizia amministrazione facente capo a sua madre? E eravamo io, mio fratello Nicola, Salvatore e Antonio. Quindi che ci interessavamo di... Eravate proprio soci della società? Proprio soci, formalmente? Sì, 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 sì. E questa Setia Sud, in che periodo fu costituita questa società? Non me lo ricordo tutto questo, sinceramente. Senta, la Setia Sud era la stessa società i cui mezzi furono dati in affidamento alla Flora Ambiente? Sì, noi avevamo gli appalti al comune di San Cipriano, come ho detto prima, Cesa, e l'ultimo comune era quello di Orte di Adella. Siccome avevamo un problema
Noi avevamo un problema proprio per quanto riguarda la mia presenza nella società e quella di mio fratello Salvatore, un problema ostativo per il rilascio del certificato antimafia, per cui il sindaco di Orto di Atella all'epoca, Angelo Brancaccio, ci aveva affidato il servizio nonostante non avessimo la certificazione, assumendosi la responsabilità, però dopo i rinnovi, insomma, non potevamo più rinnovarci il contratto, per cui abbiamo ceduto il personale, fu assunto dal consorzio del bacino di Orte di Atella, che era il Caserta 2, perché poi i comuni si erano consorziati in bacini, per cui Orte di Atella faceva parte dell'AGEECO. Noi, tutto il nostro personale fu assunto dall'AGEECO, anzi in quel periodo facemmo un'operazione anche con l'amministrazione comunale di Orte di Atella, inserendo all'interno della compagine nei libri matricola persone che non aveva mai lavorato con noi, per cui noi il servizio lo facevamo con 7-8 persone, ne facemmo risultare una trentina, per cui nel passaggio diretto e immediato di cantiere fu il passaggio tra questi, tutto il personale che era nel nostro... Chi assunse fittiziamente proprio per far passare, per attuare il passaggio? Allora, l'accordo fu fatto da me, Angelo Brancaccio e l'assessore... la domanda era più semplice, chi è, tra coloro che furono assunti fittiziamente, chi c'era anche? Tra le persone c'erano pure alcuni parenti miei. Sì, e c'era... C'era qualcuno... Uno ricordo che era Vassallo Giuliano, era un cugino mio. C'era anche qualcuno del clan? Del clan Bidognetti? Non ricordo, sinceramente, non ricordo adesso se c'era qualcuno del clan per quanto riguarda Orto di Atella, ma in altri comuni sì. No, parlo come assunto alla Setia, come assunto alla Setia, allora, a questo punto. No, come assunto alla Setia non ricordo, no. Non, lei non assunse tranne mai? Tranne noi che avevamo precedenti penali, non... Cirillo Bernardo, Cerci Gaetano furono mai assunti? Bernardo Cirillo sì. Ma non era per la Sedia Sud, ricordo che era per la Nuova Ambiente, se non voglio sbagliare. Ah, ho capito, quindi ho errato io. Quindi lei ricordava l'assunzione di Cirillo Bernardo, però non per la Sedia Sud, io, ma Bernardo per la Cirillo Nuova Ambiente. Bernardo Cirillo lo assunsi come discarica, infatti fu poi, siccome i passaggi diretti e immediati di cantiere erano obbligatori, per cui il personale che tenevo io veniva assunto tranne i Vassallo, non potevano essere assunti perché il cognome comportava qualche ostatività alla certificazione antimafia. Il Bernardo Cirillo come mia nipota, come mio nipote Guarino Alessà, cioè li avevo fatto trovare assunti nel libro matricolo e fatti i passaggi immediati di cantiere quando poi sono stati, ma comunque sono stati assunti e fino alla data della collaborazione lavoravano, poi non lo so. Il Bernardo Cirillo invece non vuole lavorare. Mi scusi di averla, Vassallo, mi scusi, gli ho fatto fare una parentesi, mi scusi se può proseguire, stavo parlando di questo, della Setia Sud e di questo di questa appalto che riferiva alla domanda che avevo fatto poc'anzi. Volevo chiedere, la Setia un'ultima domanda. La Setia riesce a ricordare più o meno in che anni fu costituita e fino a quando operò in concreto la Setia Sud? No, non me lo ricordo, dottor. Sicuramente no, direi qualche sciocchezza. No. Non se lo ricordo. Ricordo che comunque mi affidarono il servizio. Secondo se mi sforzo riuscirei anche a ricordarmelo, però non in questo momento non me lo ricordo. Vado avanti. So soltanto che noi costituimmo questa società Setia Sud solo ed esclusivamente perché dovevamo svolgere il servizio di raccolta al comune di San Cipriano, perché ci avevano scelto, dovevamo fare noi il servizio visto i rapporti che tenevamo con il clan. Io gestivo la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti, di raccolta non me ne ero mai occupato sinceramente, però allora a San Cipriano vollero che io iniziassi un rapporto di raccolta perché il comune aveva dei grossi problemi per quanto riguarda il personale, alcuni erano dipendenti comunali, alcuni erano provvisori, per cui avevano delle grosse difficoltà ad assumerli, per cui mi obbligarono a prendere questo appalto per la raccolta San Cipriano, che io feci comunque acquistando 3-4 automezzi nuovi e facendo il passaggio diretto e immediato di cantiere, e poi il personale era tutto quello che mi aveva invitato all'amministrazione. E che ricordo che c'era pure
c'era pure qualche ergastolano che si era liberato, insomma. Che accadde, scusi Cassallo, visto che ha introdotto questo argomento sulla domanda che le avevo fatto poc'anzi, cosa accadde durante questa raccolta, questa attività di raccolta? Durante questo affidamento, rivolgendoci alla questione di in precedenza che stavamo parlando per quanto riguarda l'onorevole Cosentini, io ricordo che Bernardo Ciril mi chiamò, si incontrò con me e mi disse che dovevamo organizzare con le maestranze una riunione, insomma, perché lui aveva avuto l'indicazione dal Bidognetti di dare una mano elettorale all'epoca Nicola Cosentino, avvocato. Non era onorevole, ma era appena uscito dal PSD, non ricordo quale campagna elettorale fosse, ma non vorrei sbagliarmi per il periodo. Potrei indicativamente dire che potrebbe essere metà anni 80, fine anni 80, una cosa del genere. Come periodo indicativo. Io ricordo che a questa volontà, a questa indicazione, insomma, da parte del Bernardo Ciril, ma in realtà da parte del Bidognetti, ricordo di aver organizzato presso il deposito delle attrezzature, perché io a San Cipriano avevo affittato un appezzamento di terreno all'interno della città, del paese, con un ufficetto dove il personale la mattina si recava per depositare le macchine, per prendere i camion per andare a fare il servizio di raccolta. Feci una riunione con tutte le maestranze, proprio per la presentazione del candidato alle elezioni. Io ricordo che gli dissi a Bernardo: guarda che noi non teniamo un grosso numero di persone, però in quel periodo c'era una grossa richiesta dei comuni per quanto riguarda il servizio di raccolta, lo stesso personale nostro, chi aveva il figlio, chi aveva mi chiedevano ogni giorno l'aiuto, per cui io dissi: aumentiamo questa presenza fisica, diciamo, questo numero di dipendenti, in modo che facciamo una bella figura con l'onorevole, con il candidato, perché all'epoca non era onorevole. Facciamo, poi dopo sono tutti i comuni vicini, insomma, vediamo di prenderci altri appalti e quindi di darvi una mano anche con i figli e i parenti che intendono lavorare. Cioè diamo una mano a lui e lui ci dà una mano a noi per l'ampliamento delle attività. Per cui ricordo di aver fatto questa riunione, di essermi recato con Bernardo Cirillo a casa dell'onorevole Nicola Cosentini, a Casal di Principe, di averlo preso, avevamo un orario preciso. Ricordo che con me è venuto l'onorevole Nicola Cosentino e il fratello, non ricordo con esattezza, ma mi ricordo che all'epoca era il più piccolino, poteva avere la stessa età di Bernardo Cirillo. Ci siamo recati presso il mio deposito di San Cipriano, abbiamo fatto la presentazione, insomma, abbiamo consumato un dolcino, una cosa del genere, ho chiesto al personale di dare una mano alla campagna elettorale perché la cosa interessava, insomma, a noi. Al personale non ho detto che la cosa interessava a Bidognetti, per carità, ma io e Bernardo Cirillo sapevamo benissimo che la cosa era stata indicata da Bidognetti. E senta, quindi praticamente questa, mi scusi, fu la prima volta che incontrò Nicola Cosentino, lei? Sì. E quindi è la prima occasione con cui lo ha conosciuto personalmente. E, senta, ma ha avuto modo di scambiare, di parlare con lui a margine di questo modo... parla direttamente con Nicola Cosentino a margine di questa riunione? Allora, Nicola Cosentino in quell'occasione sono andato a prenderlo io personalmente con Bernardo Cirillo per quanto riguarda questo particolare. Poi successivamente c'è stato un periodo di distaccamento da questa cosa, per cui io l'avevo più. Vassallo, volevo soltanto cercare di comprendere come accadde quel giorno. Lei è andata a prenderlo, l'ha portato presso il deposito e gli è stata questa presentazione. Avete avuto modo di parlare insieme con Nicola Cosentino? Sì, con l'onorevole mi aveva detto che poi ci fossero state
interessemente da parte sua per darmi altri affidamenti per la raccolta dei rifiuti come trasporto. E senta, si conosceva già con Bernardo Cirillo, il Cosentino? Cosentino sì. Dal mondo, quando, allora, Bernardo Cirillo mi aveva chiesto inizialmente questa cosa, è venuto da me e mi aveva chiesto di dare una mano. Loro si conoscevano già, non so in che misura, in che modo, in che periodo, però si conoscevano. E senta, vorrei comprare, lei mi ha detto che le avrebbe dato una mano per fare per altri appalti. Per darmi altri affidamenti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Avevate stabilito un modo, un meccanismo per riuscire a incontrarvi o comunque per relazionarvi laddove fosse stato necessario? Ma il mio referente era Bernardo Cirillo, per cui se era qualcosa io mi potevo rivolgere a Bernardo Cirillo, perché Bernardo Cirillo sapeva come e dove incontrarlo. Questo glielo per disse... cui se avevo bisogno di qualcosa io mi potevo rivolgere a Bernardo Cirillo. Questo glielo disse Nicola Cosentino, questo? Sì, quando li ho riaccompagnati, perché loro non sono venuti con la loro macchina, sono venuti con me, per cui quando ce ne siamo andati nel salutarci a Casal di Principe, lui mi ha detto: qualsiasi problema di qualsiasi natura vi potete rivolgere al Bernardo Cirillo. Senta, vorrei comprendere, dunque, praticamente ricorda di che candidatura si trattava? Ho capito che non riesce a ricordare bene il periodo. Non era politico, no, ma secondo me non voglio sbagliarmi, ma era un'elezione provinciale. Guardi, è quello che lei ha dichiarato nell'interrogatorio del 28 agosto 2008. Lei ha dichiarato questo, la mia conoscenza con questa è la contestazione, perché ha detto se ben ricordo, quindi la contestazione riguarda la precisione del suo ricordo. Cioè è un modo mio di esprimere, ma comunque era un'amministrazione provinciale. Amministrazione provinciale. Non erano le elezioni politiche del regionale, erano relativamente alla provincia di Caserta. Alla provincia di Caserta, ho capito, questo è sicuro di sì. Questo. Vorrei comprendere, riesce... Sì, sì, sicuro. Lei ha indicato un periodo che è, se ho capito bene, fine anni 80. Questa riunione. Io ho indicato un periodo negli anni 80, negli anni 80. 84, 85, non vorrei sbagliarmi perché sinceramente il tempo è passato molto tempo, però ricordo che più o meno poteva essere questo periodo, più o meno facendo questo periodo. Un po' di mente locale per quanto riguarda il periodo dell'appalto, insomma, facendo un pochettino di questa riflessione, penso, diciamo che sarei quasi sicuro per dire che metà anni 80, cioè nel periodo degli anni 80. Ho capito. Comunque il suo ricordo è che si trattava di una candidatura per le provinciali. Senta, quindi non le fu detto direttamente da Francesco Bidognetti, ma da Bernardo Cirillo. Sì. Senta, vorrei comprendere, in relazione al periodo, lei ricorda se ebbe difficoltà a ricordare nella fase di indagini preliminari a quale periodo si riferisse questo incontro? Cioè se Bidognetti Francesco era... libero o detenuto in relazione a questo incontro, o le è stato semplice comprendere, ricordare a che periodo si riferisce questo incontro? Non è stato semplice, mi dico la verità, non è che me lo sono ricordato con esattezza, non è stato semplice, però il fatto che anche per la questione della detenzione, magari se fosse detenuto o meno il Bidognetti in quel periodo, ma il Bernardo Cirillo aveva i suoi canali di riferimento, per cui anche se il Bidognetti non c'era perché era detenuto, ma l'imbasciata, la notizia, la cosa gli veniva riferita da qualcuno che aveva in modo da potersi confrontare con il Bidognetti tramite la famiglia per i colloqui in carcere, per cui è come se fosse libero Bidognetti. Non sono riuscito a ricordarlo con esattezza, non è stato facile, insomma, una cosa del genere, ho fatto un po' fatica. Mi scusi, perché aveva ipotizzato anche che questo incontro, se vorrei comprendere bene, potesse essere avvenuto
dopo il 93, cioè dopo il dicembre 93, quando risale l'ultima detenzione di Francesco inizialmente? Cioè ha avuto dubbi? No, dopo anche... il 93 ho avuto altri rapporti con l'onorevole Cosentino, che all'epoca già era onorevole, ma il primo, io sto parlando del primo incontro avuto con il Cosentino, che è quello là riguardando la parte di San Cipriano di Aversa, per quanto riguarda le maestranze, la riunione, la candidatura sua delle provinciale da Caserta. Quello è il primo periodo. Poi successivamente ho avuto altri rapporti direttamente con Cosentini, perché comunque io nel 92 ero assessore comunale a Cesa, era assessore alle finanze quando fui arrestato, è stato sciolto il comune. Nel periodo successivo, 2000, nel periodo del 2000, anni, all'inizio degli anni 2000-2002, sono stato anche iscritto alla sezione di Forza Italia a Cesa, avendo un certo numero di tessere, per cui l'ho incontrato poi successivamente all'onorevole. Allora, visto che ha... Gli ho dato sempre una mano elettorale, abbiamo organizzato diverse manifestazioni. Allora, visto che ha indicato in questo periodo, questo incontro, il primissimo incontro con Nicola Cosentino, e mi ha detto che ha avuto difficoltà a collocarlo temporalmente, può darmi indicazioni della progressione degli incontri, delle occasioni di relazione che ha avuto diretto o indiretto con Nicola Cosentino nel tempo Allora, io con il Bernardo Cirillo, già con la costituzione dell'Eco 4, cioè con la Fronambiente Fratelli Orsi, già mi aveva riferito che comunque il nostro referente politico per quanto riguarda questa questione dell'eventuale società Eco 4 era l'onorevole Cosentino. Sì, un attimo Vassallo, la mia domanda ovviamente suppone una ricostruzione cronologica laddove sia in grado di farlo, ovviamente. Quindi mi rimetto alla sua capacità mnemonica. La mia domanda era per comprendere da questo primo incontro che lei ha avuto, che colloca nella metà degli anni Ottanta, come si sviluppa nel tempo il rapporto diretto e indiretto con Nicola Cosentino, prima di arrivare ovviamente all'episodio che ha già rappresentato sinteticamente del suo ingresso all'interno Non me lo ricordo, dottore, quali fossero stati i passaggi successivi a quello di quello là che ho indicato io per quanto riguarda le maestranze. Vassallo ha avuto modo, lei mi ha detto di aver fatto anche tra virgolette politica all'interno di Cesa. Quando risale la sua esperienza politica? Ma la mia politica risale agli anni 2000. Quindi comunque in un periodo di gran lunga successivo. Penso che sia dal 2002. Penso che sia dal 2002-2004, più o meno questo periodo che mi riferisco io. Capito. E senta. Aspettate, no, dottor, facendo mente locale, perché adesso cioè sono un po' lunghi i rapporti, per cui ricordo che il primo interessamento per quando io stavo agli arresti domiciliari ed era il 94. Quindi nella campagna elettorale del 94 io mi sono interessato, nonostante fosse agli arresti domiciliari, a organizzare. Ma non ricordo se all'epoca il Cosentino fosse candidato o meno, ma comunque mi interessai tramite l'avvocata Castelluzzo Mario di Aversa, che all'epoca era il mio avvocato, a organizzare una manifestazione per Forza Italia per rappresentare i loro candidati a casa di mio padre, organizzando sempre un buffet. Ricordo che io stavo agli arresti domiciliari, per cui non ero. Io mi sono liberato a ottobre del 94. Nel collegare i tempi. E prima di ottobre 94 che ho organizzato la prima manifestazione con l'onorevole Cosentino. Cosentino ricordo che non era candidata, ma era rappresentato all'epoca c'era come candidate di Forza Italia era l'onorevole Giuliani e all'epoca c'era Mario Gatto. Ricordo che in quella campagna elettorale Giuliani fu eletto e il Mario Gatto no. Poi successivamente mi sono liberato il 94, ma agli inizi del 2000 abbiamo avuto altri rapporti. All'epoca, in quella fascia di tempo, Nicola Cosentino divenne coordinatore, cioè io seguivo la politica
locale, e ricordo che non ricordo quale governo fosse e quale dimissioni ci fossero state, ma comunque ci furono le altre elezioni dove Mario Catta, non essendo stato eletto nella prima elezione, non si presentò alla seconda candidatura, ma i candidati di Forza Italia erano all'epoca Giuliano Cosentino e Santulli, il professore Santulli. Scusi, ma non ricordo se il senatore Nicolò Cosentino era candidato o meno, però i candidati erano sicuramente Giuliani e il professore Santulli. Quindi non si ricorda. Comunque in quel periodo. Mi scusi, lei sta parlando di questo periodo in cui erano gli arresti domiciliari, se ho capito bene, giusto? No, il primo periodo del 94, sì. Dove io ero, mi interessai alla campagna elettorale, perché me l'aveva chiesto l'avvocato Castelluzzo, per quanto riguarda il senatore Giuliani, cioè dico senatore, ma all'epoca Giuliani. Quindi non era, mi scusi, non di arresto. Ho capito, quindi in questo periodo non si interessò su richiesta diretta o indiretta di Cosentino, ma per altra persona, oppure anche, non ho capito il nesso, mi scusi, non, visto che ha riferito. Non ricordo con esattezza se ci fu un interessamento, ricordo io che comunque mi sono interessata alla campagna elettorale di Forza Italia, perché Giuliani era mio, però non lo ricordo adesso se ho avuto o non ho avuto una richiesta di Cosentino, sinceramente non la ricordo. Non la ricordo. Okay. Però la ricordo dopo, successivamente, quando c'è stata l'altra campagna elettorale, quando abbiamo presentato, quando io acceso mi sono fatta le tessere di Forza Italia, che il periodo posso collegarlo 2000, 2002, 2003, insomma questo periodo qua, dal 2000 al 2004. Quale altra campagna elettorale, a quale altra campagna elettorale fa riferimento? Questa qua c'è stata una campagna elettorale nel 2000, fine anni 90, inizio anni 2000. Sì, per dove, capire, politiche, dove i candidati, politiche regionali, provinciali. Era politica, era una campagna elettorale nazionale. Cosentino era già coordinatore della regionale per quanto riguarda Forza Italia. I candidati erano, non ricordo se Cosentino era candidato o meno, però i candidati erano Santulli e Giuliani. E abbiamo organizzato, prima io mi avevo fatto il tesseramento di Forza Italia all'interno della sezione del Partito Socialista, del Partito di Forza Italia Accesa, per prendermi il segretario cittadino, perché non avevano il tesseramento giusto, non avevano i delegati giusti per poterlo eleggere. Io, avendo la disponibilità economica, mi organizzai immediatamente con un certo numero di tessere, e per avere la maggioranza all'interno della sezione all'epoca di Forza Italia, cosa che io feci regolarmente, e mi presi la maggioranza dove feci eleggere il segretario, che avevo deciso io chi fosse il segretario, perché l'elezione del segretario si fa in base al numero dei tesserati, così come si elegge poi il rappresentante provinciale e così come si elegge il rappresentante nazionale, in base al tesseramento, cioè chi ha più tessere più ha il potere di decidere. In quell'occasione ricordo con esattezza che si muovevano sempre tutti e tre assieme, Santulli, Giuliano, Cosentino. Ci siamo incontrati diverse volte nella sezione di Cesena per la rappresentazione dei candidati. Abbiamo organizzato, tramite il nostro segretario all'epoca di cittadino, che si chiamava Pino Salpa, abbiamo organizzato presso il ristorante di mio fratello una riunione politica, dove abbiamo fatto intervenire molti elettori, in modo da poter fare sempre bella figura per potergli garantire un certo numero di idee. Io mi ricordo che le cene al ristorante di mio fratello le ho pagate io. Ricordo che comunque ogni manifestazione del genere c'erano sempre minimo 200 persone a manifestare la candidatura, insomma. Per qual è questo ristorante di suo fratello, come si chiama? Si chiamava ristorante Zinicola, che sta sulla strada verso Cesena, presso il cimitero. Dove si trovava? Ah, quindi Aversa. Senta, a chi era, se c'era un soggetto, una persona che lo gestiva formalmente questo ristorante? Mio fratello Salvatore con il suocero
aveva due figli che gestivano, che lavoravano con lui, per cui si ricorda il nome, mi ricordo del che si chiamasse, mi sembra che si chiamasse Antonio il cognome, però no, non me lo ricordo, non sinceramente ricordo. Ho capito. Senta, quindi praticamente però il ristorante si chiamava Zinicola. Senta, vorrei comprendere, quindi questa pranzo cena elettorale per le politiche, una cena. Non era una manifestazione, sarà una o più sono state organizzate, ma non ricordo, ma più di una. Con esattezza non ricordo, una in particolare me la ricordo, ma ne abbiamo fatto più di una sinceramente, però non ricordo, uno me la ricordo con modo molto chiaro, perché ricordo anche le persone che c'erano con me, ricordo le presentazioni che abbiamo fatto, io ricordo che a quella, all'assemblea che abbiamo fatto, la riunione, la manifestazione che abbiamo fatto a Zinicola, che io sto descrivendo adesso, ricordo che avevo fatto pressione per far venire l'avvocato Castelluzzo, che era amico a Giuliani, avevo fatto presente al segretario cittadino di far venire Nicola Cosentini, cioè c'eravamo tutte le persone, perché era un periodo dove io avevo speso molto per quanto riguarda la sezione accesi di Forza Italia. E senta, quindi ha detto che ha coperto lei i costi di questa cena, e più o meno quanto costò, se riesce a ricordarlo, questo impegno? Non me lo ricordo. E senta, ma l'iniziativa fu presa su indicazione, chi è che le chiese di organizzare, di pagare questa riunione elettorale? L'aveva chiesto Nicola Cosentino tramite il segretario cittadino. Ho capito. Se ha un ricordo, presenziò a questa cena Nicola Cosentino insieme agli altri? Se ha un ricordo? Non me lo ricordo. Lei come... Ricordo che c'era Santulli e Giuliani, ma non ricordo se doveva venire, non è venuto, non lo ricordo con esattezza, però ricordo con esattezza che la riunione era stata richiesta da Cosentino al segretario. Il segretario era una mia persona, per cui sapeva bene che nel momento in cui, cioè non mi poteva dire delle sciocchezze, per cui il segretario ero io. Mi rappresentava Pino Salpa, perché era il vecchio segretario di cittadino, l'avevano estromesso dalla sezione, io l'ho fatto rinascere, per cui pure lui aveva interesse che si facesse questa bella figura a livello elettorale accesa. Senta, vorrei comprendere, lei ha fatto riferimento, ma se me lo può spiegare, non si poteva permettere di dirmi una sciocchezza, perché? Mi spiega perché? Ha detto che non si poteva permettere. Perché comunque lui era un candidato a Forza Italia alle comunali di Cesa. Ecco perché non ricordo, magari è venuto Cosentino in una rappresentanza locale, no, per l'amministrazione, perché... comunale. Io faccio un po' perché... di confusione in questo. No, vorrei comprendere perché lei ha detto che Salpa, quando le ha detto che le aveva richiesto Nicola Cosentino, Salpa non si poteva. Aspetti che finisco la domanda. Perché non si poteva permettere di dirle una cosa per un'altra, lo ha dato per scontato, mi può spiegare perché non si poteva permettere? Perché io l'avevo messo là, per cui nel momento in cui avrei capito, avrei presupposto, avrei immaginato minimamente un qualcosa di doppio gioco, io domani mattina lo facevo dimettere, non lo facevo né candidare alle comunali di Cesa e non lo facevo né eleggere segretario comunale, segretario lei, cittadino. Lei l'aveva messo là, Vassallo, lei l'aveva messo là con quale potere? Qual era il suo potere per cui l'aveva messo là? Per i rapporti che aveva con Cosentino e per farlo fare il segretario cittadino, per eleggerlo consigliere comunale. Vassallo, il suo potere qual era? Di averlo messo là il Salpa, non ho capito la risposta. Presidente, mi scusi, il mio già ha detto, di farlo eleggere. Cioè, un secondo, ha già detto diverse volte, aveva comprato le tessere, aveva comprato un numero di tessere tali da assicurargli la maggioranza, per cui il nome del segretario lo identificava lui. Già lo ha risposto, l'ha ribadito almeno 4 volte. Non ho l'aveva detta questa tessera, ma non l'ho messo in connessione. Volevo capire un attimo se può rispondere a questa domanda, perché non l'ho capito con chiarezza. Il suo potere era quello del tesseramento o il potere era un potere derivante ulteriore?
C'è opposizione? No, il mio potere era quello di mettere Pino un Salvo, attimo solo, Paolo, Vassallo. È andato. Sì. Allora, prego. Vassallo, mi può spiegare il suo potere qual era rispetto a Salpa o in generale? Io ero un semplice iscritto del partito, però avevo un numero di tessere che erano le mie, per cui avevo molti tesserati all'interno della sezione da poter gestirli come volevo io. In realtà le tessere erano tutte della mia famiglia, dei miei fratelli, le mogli, gli ha qualche amico, qualche dipendente mio. Per cui quando si andava nella sezione per eleggere, non è che frequentavano la sezione, ma quando si richiedeva la presenza per la votazione all'interno della segreteria, venivano, votavano quello che dicevo io, veniva eletto quando si sceglieva la candidatura per il consigliere comunale, per i rappresentanti io decidevo io chi doveva essere, cioè decidevo io se Pino Salpa doveva essere o non doveva essere segretario comunale o candidato al consiglio comunale. Senta, accesa nella sezione del partito, qual era il grado di conoscenza delle sue relazioni, di quello che ci ha detto, cioè dei rapporti con Bidognetti e non con ho capito Nell'ambito della sua sezione, qual era il grado di conoscenza del fatto che lei avesse rapporti con Bidognetti, avesse avuto rapporti con altri gruppi mafiosi? Qual era il grado di consapevolezza e conoscenza da parte di costoro? Lo sapevano tutti quanti. Pino Salpo lo sapeva che io ero stato consigliere comunale, sapevo che ero stato arrestato dal clan Bidognetti, sapevo che avevano sciolto il comune di Cese per la mia questione. Certamente non potevo io rappresentarmi all'interno della sezione di Forza Italia, però sapevano i rapporti, sapevano il potere elettorale che io avevo, insomma, per cui una grossa famiglia, un grosso numero di dipendenti, per cui potevo gestire, insomma, un certo numero di elettori. Senta, quindi questa è la vicenda che lei, diciamo, una delle vicende che ha riferito. Vorrei comprendere, andiamo un attimo in un periodo successivo. Ha avuto altri rapporti diretti con Nicola Cosentino successivamente al suo ingresso quale soggetto rappresentante dell'interesse della famiglia Bidognetti nei rapporti con Orsi? Ci sono stati altri incontri? Sì, ricordo di averlo incontrato. Lui era già onorevole, già era sottosegretario, ricordo di averlo incontrato a Casalte Principe negli uffici, cioè nell'abitazione della mamma, dove sotto c'aveva un ufficio dove riceveva le persone. Il sabato era sua consuetudine riceverci là, non soltanto a noi ma a un certo numero di elettori, cioè gli amici che avevano da chiedergli o da rappresentargli qualcosa, era il momento indicato, per cui ricordo con precisione, non ricordo il periodo, ma ricordo che io avevo un problema con mio fratello Renato, che era dipendente del consorzio Caserta 4, perché durante i passaggi che io avevo accennato prima, nei passaggi diretti e mediati di cantiere, mio fratello che lavorava al comune di San Cipriano, quando hanno fatto il passaggio che il servizio era passato al consorzio Caserta 2, mio fratello passò come dipendente della GEECO. Durante una giornata così comunque ho subito un incidente stradale, ha avuto l'amputazione della gamba sinistra fino alla selte, quindi tutta la gamba sinistra, per cui aveva avuto lì la mansione, non poteva più esercitare la mansione come autista, per cui si era manifestata la volontà di licenziarlo o meno. Io come referente cittadino con il segretario cittadino Pino Salvo ci siamo portati a Casal di Principe, perché il consorzio Caserta 2 era gestito dal all'epoca era Guido Madonna, comunque, che si interessava di questa cosa del personale. Siccome Cosentino gestiva a livello politico le assunzioni all'interno di questi consorzi,
gli chiesi di parlare, perché non lo conoscevo io a Madonna personalmente, di intervenire presso il consorzio Caserta Tua affinché cambiassero la mansione a mio fratello. E infatti cosa che gli fecero, perché da autista lo cambiarono la mansione addetto al distributore del gasolio per gli automezzi dell'autopark del consorzio Caserta 2. Ho capito. Questo è un incontro, un altro incontro l'ho fatto con, non ricordo se era questo qua unitamente a questa cosa che parlavo con il segretario cittadino che incontrai io gli ursi o successivamente, ma comunque non voglio sbagliarmi, ma era in questa occasione che io incontrai anche gli orsi, Sergio Orsi, con l'assessore Mercurio. Stavamo fuori, poi abbiamo parlato con Nicolò Cosentino, c'è stato un passaggio, una cosa particolare, insomma, per cui... Questi sono i papi. Vassallo, racconti l'episodio. Quindi lei aveva questa esigenza di parlare con Nicola Cosentino per questa ragione che ha riferito. Io non mi nascondo, non ricordo se avevo il numero del suo telefonino l'avevo chiamato tramite il segretario cittadino. Quindi lei comunque organizzò un incontro? Sì. Sì. E a Casal di Principe. Quindi incontro a casa sua? No, a casa dell'onore, a casa della mamma, a casa dove aveva un ufficio giù al fabbricato. Dove si trova questa abitazione? Io la posso indicare che in questo modo stava sulla strada che da Casal di Principe porta verso Villa Literno. Quindi, diciamo, fuori Casal di Principe, venendo dal lato di Aversa, alla fine di Casal di Principe, verso Villa Literno. E senta, andando nella direzione della sinistra, lei non si da Casal di Principe verso Villa Literno a sinistra. Lei non si ricorda con chi, diciamo, attraverso chi e come ebbe a procurarsi questo incontro? Se telefonò direttamente o tramite qualcuno? Non me lo ricordo se io avevo il numero del suo telefonino l'ho fatto tramite... tramite il segretario cittadino, non me lo ricordo. Ricordo che comunque mi sono portato da Nicola Cosentino con Coppino Salp, parlai di questa cosa con l'onorevole Cosentino e poi dopo mi sono trattenuto con Sergio Orsi, sempre con Nicola Cosentino. Oh, allora può spiegare, quindi praticamente parlò prima di questa... di questa necessità, sì, di cambiare le mansioni a suo fratello, e poi parlò, sì, insieme a Sergio Orsi con Nicola Cosentino. Quando Cosentino è uscito fuori, fuori alla strada, non fuori al, cioè davanti al cancello di casa, io dico casa sua, ma in realtà è casa della mamma, a Casal di Principe, fuori alla strada c'erano 20 persone. Per cui ognuno, ricorda che c'era un assessore del comune di, un assessore provinciale che veniva dal villaggio Cop, c'erano diverse persone. Lui usciva fuori, quando scendeva ci salutava, io ricordo che con Pino Salpa abbiamo parlato fuori di questa cosa velocissima, per quanto riguarda mio fratello, e che mi disse non c'erano problemi perché era un problema serio ed era di facile soluzione. Cosa che comunque mi aveva fatto poi successivamente, perché mio fratello aveva cambiato senso. Poi dopo mi sono portato con Sergio Orsi all'interno della... ci ha fatto accomodare, abbiamo parlato in modo riservato, io, Sergio Orsi e Nicola Cosentino. Quindi è rientrato con Sergio Orsi dentro casa? Io non sono entrato con il segretario, ma sono entrato con Sergio Orsi. Con Sergio Orsi, insieme a lui. Senta, che periodo era più o meno, se riesce a ricordarlo? Allora, premetto che comunque io già non mi interessavo più della questione dell'Eco 4, perché... Quindi era già stato estromesso? Bernardo Cirillo già mi aveva detto, avevamo fatto una riunione dove mi avevano detto Gaetano, lascia stare tutto, non hanno mantenuto gli impegni, sono problemi che se lo vedono con Aniello, che in quel periodo... era stato pure arrestato Aniello Bidagnetti, per cui siccome non aveva mantenuto degli impegni mi avevano detto di mettermi fuori, anzi mi avevano obbligato a Sergio Orsi di pagarmi gli automezzi,
e quindi era uscito fuori da questo, da questa società. Io sinceramente non avevo mai digerito questa cosa. Il mondo dei rifiuti mi era sempre interessato, per cui io volevo uscire da una parte e rientrare in un'altra, per cui ecco il motivo per cui io mi ero reinserito in Forza Italia, per cercare di rimanere con altri mezzi, di rimanere sempre vincolato a quello che era lo smaltimento dei rifiuti. Quindi quell'affare era un affare molto rilevante, ragione per cui lei voleva rimanere inserito, coinvolto? Abbastanza, perché era una questione di gestione totale del settore, cioè il consorzio di bacino costituito con la società mista pubblico-privata non soltanto doveva provvedere al servizio, perché era obbligo del consorzio e della società mista effettuare il servizio di raccolta, ma erano tutti i servizi connessi che erano interessanti, cioè i tributi, la TARSU, la raccolta differenziata, cioè il consorzio di bacino unitamente alla società mista doveva effettuare tutti i servizi inerenti lo smaltimento, per cui secondo me era da entrarci. Ecco, capito, certo, lei era... Sarebbe tuttora allora, da entrarci. Allora, Vassallo, l'ha già riferito nell'ambito di altro processo, il dato è... ed è la premessa di questo incontro con Orsi Sergio. Ora, magari se lo sintetizza rapidamente, quindi che cosa accade, la ragione per la quale lei fu estromesso dall'Eco 4 su ordine delle persone stesse che lo avevano collocato all'interno. Qual è, diciamo, quando avviene, con la reggenza di chi e perché? Non ricordo la data, non la ricordo, dottore, però ricordo che ci fu ricordo che c'era stata una fase di esaurimento di una discarica, cioè erano le zone collegate, cioè c'era il clan Bidognetta era uscito fuori da questa... Mi scusi, Vassallo, per semplificare, era reggente, chi era uscito dal carcere che aveva assunto la reggenza, così andiamo più per semplificare il periodo temporale. Tutto la reggente? La reggenza del clan Bidognetti, chi era uscito dal carcere che aveva assunto la reggenza del clan Bidognetti? Guida Luigi, Ondring. Quindi praticamente con la... Sì, mi ricordo che mi chiamò in una masseria con Bernardo Ciril, mi vennero a prelevare, mi accompagnarono in questo potere e volle dei chiarimenti da me, insomma... Siccome erano cambiate le strategie territoriali, per cui i Sergio Orsi si erano affiancati agli schiavoni, e noi dovevamo uscire fuori da questa competenza. Comunque non cambiava niente, poi mi fu riferito anche da Bernardo Cirillo in un incontro avuto con il figlio di Cicciariello Schiavone, avvenuto a Baito Mizia, dove mi fu riferito che io mi lamentai con Bernardo Cirillo per dire: non ho capito, insomma, ma mo passano agli schiavoni, noi ci siamo interessati a tutto, abbiamo fatto tutto e poi siamo rimasti a piedi. E Bernardo in quell'occasione mi riferì che non era da preoccuparsi questa cosa, perché comunque noi la nostra quota ci veniva comunque corrisposta, però purtroppo il problema si era trasferito da Parco Saurino a Santa Maria la Fossa, territorio di competenza degli schiavoni, per cui noi non potevamo fare niente e dovevamo uscire fuori da questa cosa. Quindi le fu detto che praticamente la questione era diventata competenza degli schiavoni per una questione territoriale. Mi sente? Non avevo sentito la risposta. Passati. Quindi per una ragione territoriale gli schiavoni avevano acquisito il controllo di quello che prima controllavano i Bidognetti. Sì. E senta, mi scusi, quindi praticamente con l'avvento di Guida lei viene indotto ad uscire dal ruolo di rappresentanza che aveva dei Bidognetti, perché ormai il ruolo era degli schiavoni. Sì. E senta, vi era stato obbligarono gli Orsi?
Sì, prego, obbligarono gli orsi ad emettere gli assegni a pagamento dei corrispettivi per quanto riguarda le attrezzature che io avevo dato in uso alla Florambiente, e quindi ne sono uscito. Ho capito, quindi praticamente aveva dato in uso i camion di Florambiente sul presupposto che lei era entrato in società per conto del gruppo Bidognetti con gli orsi. Certamente, io avevo dato, cioè, dopo mi sono stati, li abbiamo quantizzati, valorizzati e ci hanno pagato. Senta, oltre a questo... Cioè, nella quota che io avevo... Sì, prego. Era la quota che io avevo messo in mezzo per entrare in società. Certo, quindi... Sempre per conto di Bidognetti. Senta, volevo comprendere, oltre a questa questione di competenza territoriale, era stato, l'ha già dichiarato in altri processi, quindi lo rappresento per questo, era stato anche palesato l'inadempimento da parte degli orsi ad opera di guida per quanto riguardava gli accordi presi con gli orsi stessi, gli accordi societari? Non lo ricordo sinceramente. Ricordo che i motivi... il motivo dell'estromissione, ma almeno da quello che ricordo, dalla riunione con Bidognetti, cioè dalla riunione che abbiamo fatto con Fioretto, Sergio, Michele Orsi, che facemmo con Michele Orsi, con Fioretto, Giosuè e con con Guido Luigi, con Bernardo Cirilli e con altri esponenti presso l'autoricambio di Verolla, in quell'occasione ricordo quello che è stato discusso in quella sede. Che siccome non aveva mantenuto gli impegni assunti con l'Aniello Bidognetti, che trattava l'accordo iniziale era 50 milioni al mese, 50 dipendenti da assumere nel consorzio, per cui non avendo mantenuto questi impegni, non potendo decidere in merito a sentenze, diciamo, di uscirne fuori da questa cosa, di andare avanti per i discorsi che, di incasso dei comuni, che comunque si faceva il servizio di raccolta presso il consorzio, e di finirla là, quindi di farmi pagare le attrezzature, di uscirmene, di non interessarmi più di questa cosa. Ricordo che in quella sede fu detto proprio esplicitamente, altrimenti insomma il primo a morire dovresti essere tu, riferito a Michele Orsi. Non avevano mantenuto questo impegno dei 50 milioni al mese di 50 dipendenti, da quello che ricordo io, da quella riunione dove mi fu detto poi esci fuori, vai a Santa Maria, perché aveva fatto appuntamento con Michele Orsi e con Massimo, c'era pure Massimiliano Miele a quell'appuntamento. Disse vai a Santa Maria agli uffici di Sergio Orsi e ti vai a pigliare gli assegni degli automezzi. Ho capito, perché ormai... Che poi mi avevano pagato degli assegni a scadenza, io avevo riferito a Fioretto, Fioretto si era arrabbiato e dice perché Sergio chiamò a Michele, insomma comunque mi rimandarono là e mi diedero gli assegni. Quindi fu liquidata in questo modo il suo impegno svolto su ordine di Bidognetti con pagamento di mezzi. In questo modo mi fu detto, da questo momento non ti interessi più dei fratelli Orso, prenditi quello che devono darti, te lo danno, però tu esci fuori da questa questione. Quindi praticamente anche lei ha operato con gli Orsi, lavorando insieme a loro per parecchio tempo, insieme, Non periodo. Ricordo, ma è stato un periodo che stavo più con loro che a casa mia. Quindi ha già riferito, cioè, il periodo... sono stato con loro nell'acquisto degli automezzi, sono stato con loro nella società, nella costituzione delle società, nei versamenti dei tre decimi, nei prelievi dei tre decimi, abbiamo fatto di tutto, ma stavo più con loro, uscivo la mattina e tornavo la sera, insomma, quindi, secondo me vedevo più lui che i miei figli. Quindi questo prolungato suo impegno, oltre che quello del conferimento dei mezzi che fu liquidato all'atto della sua estromissione, non fu compensato, lei non fu retribuito per tutto questo impegno che aveva... Ma non volevo niente, perché a me il mio interessamento era quello di entrare in società. Certo. Per cui il mio non era una questione, la mia questione fisica era quella là di avere, di entrare in società. I miei fratelli avevano un ottimo stipendio sulla discarica, per cui non mi interessava, insomma, a me interessava fare parte della cosa, perché era una cosa molto interessante.
Sì, senta, di continuare quindi a far parte della società sostanzialmente, le voleva, avrebbe voluto. Ma anche dopo l'estromissione, sinceramente, avrebbe mi voluto sono visto con gli rientrare. Ho dato una mano. Ho capito, allora aspetti un attimo, quindi avrebbe voluto rientrare. Senta, a questo punto un reingresso dopo l'estromissione su ordine dei Bidognetti, un suo reingresso sarebbe stato, tra virgolette, a titolo personale, non più per conto di Bidognetti. Era una questione mia personale, perché io volevo, cioè la cosa non mi era piaciuta, il modo in cui mi avevano liquidato, cioè non era, dopo che l'avevo costruita sta cosa, solo perché mi avevano detto di uscirne, io non è che non potevo, però dopo, se potevo fare qualcosa di personalmente io, senza interferire con gli altri, eccetera, la cosa mi sarebbe piaciuta, mi interessava, vi dico la verità, non è che... È chiaro. Per cui comunque anche dopo l'estromissione mi sono visto con Sergio Orsi, con Michele, gli ho dato qualche consiglio, qualche cosa, ma sempre perché io dovevo entrare in mezzo. Però ho ricordo capito. Poi un incontro anche... con Bernardo Cirillo che mi disse... che non era cosa, insomma, per cui erano cambiati certi scenari politici, certe cose, per cui scenari dovevo politici... stare tranquillamente mi fuori. Scusi, scenari politici cambiati, che intende? Scenari politici mafiosi? Non ho capito. Bernardo Cirillo mi riferì a Baidomizzi che gli Orsi erano passati sotto il clan degli Schiavoni tramite il padrino russo, per cui l'onorevole Cosentino era imparentato con un fratello dell'onorevole Cosentino, ha sposato una sorella del padrino che è il capozzone del clan Schiavone, per cui disse che da mo è il momento di devi metterti da parte, startene tranquillo e lasciaci lavorare. Io ricordo che questa cosa è stata detta davanti a me. Ero io, Bernardo Cirillo, i miei figli Cicciariello, cioè Schiavone Francesco, detto Cicciariello, che è il cugino di Sandokan. Ricordo che a Baidomizzi ci eravamo visti, perché il Bidognetti, tramite Cirillo, gli avevano sequestrato delle attrezzature agricole, dei grossi trattori che dovevano sparire, insomma, per cui prima dell'ufficiale giudiziario, una cosa del genere, dovevano non essere fatti reperire nell'azienda agricola sottoposta a questo vincolo. Per cui parlammo di questa cosa con io sinceramente a Bernardo Cirillo, che avevo un rapporto diverso da tutti gli altri, per cui mi potevo anche lamentare, imporre, eccetera, di dirlo, insomma, di mandarlo a quel paese e dire non ho capito. Mi ha mettato un sangue per realizzare una cosa del genere, poi per volontà ce ne dobbiamo uscire. Scusa, ma insomma, allora a questo punto, siccome c'era un piccolo attrito tra gli Schiavoni e Bidognetti, era cambiato un pochettino la geografia, la gerarchia, per cui a quel punto poi quindi sono uscito tranquillamente. Vi era un contrasto tra Bidognetti e Schiavone, tra le due famiglie, sì. Questo in generale. Sì, tra le due famiglie c'era, cioè, sì, almeno da quello che mi era stato detto da Bernardo Cirillo. Bernardo Cirillo dice che è cambiato, noi non è che perdiamo i soldi, perché comunque quello che ci prendevamo dal comune di Castel Volturno, quello che percevamo da casa, cioè perché comunque come funzionava. Chi comanda? Bidognetti. Comunque Bidognetti una quota la manda a Schiavone e viceversa, comanda Schiavone una quota la manda a Bidognetti, non è che comanda Schiavone e fa quello che vuole Schiavone, perché altrimenti fosse guerra, sì. No, Bernardo Cirillo mi disse che comunque i soldi loro come clan Bidognetti li prendevano ugualmente, questo... però dovevamo uscirne fuori, perché questo per la competenza territoriale del servizio di raccolta dei rifiuti esercitato sui singoli comuni dominati dai singoli clan. Passallo, mi ha sentito? Sì. Sì, oh, sì, ecco. Senta, mi scusi, sempre una premessa prima di andare a parlare di questo incontro. Quando lei fu ordinato di... togliersi dai rapporti con gli Orsi, da Cirillo Bernardo, poi ha fatto un breve periodo di resistenza e poi alla fine ne ho detto di togliersi di mezzo definitivamente. Volevi comprendere, lei ha avuto
I suoi fratelli hanno continuato a lavorare per l'Eco 4 per un periodo di tempo? Sì, perché ricordo in quella riunione dove mi fu detto di uscirne fuori, la riunione che abbiamo fatto dal deposito di autoricambio di Verolla a Lusciano, dove c'era presenza Guido, Cirillo, Fioretto, Massimiliano, eccetera, in quell'occasione mi fu detto che comunque io ne uscivo fuori. Non mi interessava più questa cosa, mi dovevano liquidare le attrezzature che io avevo dato incommodato a loro, e che però loro, gli orsi, non si dovevano permettere assolutamente di licenziare i miei fratelli, perché loro dovevano comunque rappresentare, dovevano continuare a lavorare nella discarica, e comunque hanno continuato a lavorare in discarica nonostante io fossi uscito fuori dall'accordo. Quindi per un periodo continuarono a lavorare in discarica, poi furono anche loro licenziati dalla discarica? Il periodo non lo ricordo, ma comunque dopo un po' di tempo, dopo questo accordo, furono licenziati tutti e due. Quindi per un periodo resse questo accordo di mantenere l'indipendenza? Sì, per un periodo resse, sì. Ho capito. Allora, qui, posta questa premessa, lei quindi voleva comunque cercare di rientrare a titolo personale in questo affare, e quindi in questo senso continuava a frequentare Sergio Orsi. In questo senso era il motivo per cui io mi avevo avvicinato alla sezione di Forza Italia, mi avevo avvicinato di prendere in mano, perché insomma avendo una disponibilità economica per poter fare certi passaggi e certe cose mi interessavo cioè certamente io non volevo uscirne da questa cosa. Ho capito. Tant'è vero che accompagnai i miei fratelli successivamente dall'avvocato per fargli l'impugnazione del licenziamento. Io politicamente mi sono avvicinato per poter rientrare tramite l'onorevole Cosentini a sta questione, ma mi fu detto che non era possibile proprio perché erano cambiati i soggetti. Allora, iniziamo. Allora, quindi lei per rientrare continua a frequentare Sergio Orsi e si incontra con Nicola Cosentini in questo primo incontro insieme a Sergio Orsi. Allora, ricominciamo dove ci siamo lasciati, cioè quando voi rientrate in questo incontro insieme a Sergio Orsi, entra Nicola Cosentino e parlate insieme. Che cosa accade? Che cosa avviene in questo incontro? Accade che parlando, Sergio Orsi gli ha dato in quell'occasione una busta gialla. Io sinceramente non ho visto il contenuto, per carità. Da quello che poi mi è stato riferito successivamente, cose che io sinceramente metto pure in discussione, perché il Sergio Orsi era un tipo molto megalomano. Mi aveva riferito che in quella busta c'erano 50 milioni per l'onorevole, per cui le cose erano cambiate e andavano in questo. Io sinceramente non ho visto materialmente i soldi, ho visto la busta gialla che gli ha consegnato, e da quello che mi ha riferito Sergio Orsi. Ho capito, quindi ha visto questa busta consegnata e Sergio Orsi gli disse che c'erano 50 milioni. Quando siamo usciti Sergio Orsi mi ha detto che erano 50 milioni. A parte la busta, che cosa avviene nell'incontro? A parte la consegna della busta? Non ricordo che cosa è avvenuto dopo. No, diciamo che lei mi ha detto che aveva avuto modo di parlare, palesare, relazionarsi con Nicola Cosentino e Sergio Orsi in relazione alla sua esigenza, quella di rientrare, oppure qualche altra esigenza. Ricordo che parlammo che io volevo rientrare in questa questione dell'Eco 4, che la cosa non, cioè, mi avrebbe fatto piacere, visto che comunque non avevo avuto precedentemente impedimenti ostativi, eccetera. Volevo partecipare comunque a questa cosa, ma sia Sergio Orsi che l'onorevole Cosentino mi dissero chiaramente, vi dico che la cosa mi fu detto chiaramente dall'onorevole Cosentino, che dovevo rimanere da fuori da queste cose perché erano arrivate disposizioni che la questione era gestita non da Bidognetti ma da Schiavone. Quindi glielo riferite in quell'occasione. Senta, volevo comprendere, ma nel momento in cui lei lo palesò direttamente questa esigenza, questa sua intenzione, e vorrei capire, Cosentino rispetto a,
a questa sua esigenza, che tipo di esplicitazione ha detto in relazione all'Eco 4? Aveva... Allora, io prometto che comunque Cosentino mi conosceva bene, sì. Sapevo chi ero, sapevo chi rappresentavo, sapevo che stavo fuori da questa questione. Io approfittai nel manifestare la mia volontà di entrare in questa situazione, pur di cambiare qualcosa, insomma, di modificare qualsiasi cosa. Ma ricordo che da parte di Sergio Orsi ci fu una certa dichiarazione, confermata dal Cosentino, che mi disse chiaramente che le cose erano cambiate. Non potevo entrare in società, non potevo entrare nell'Eco 4, perché era cambiata la geografia, insomma, era cambiata la questione politica. Mi scusi, quindi non volevo capire, il Sergio Orsi che cosa, se per quello che lei ha appurato nell'occasione o in occasioni immediatamente successive, che cosa era andato a fare da Nicola Cosentino, al di là della consegna della busta con i 50 ricordo, milioni secondo quello che le disse Sergio Orsi? Ma io ricordo che in quel periodo particolare, non relativamente alla riunione, ma sia precedente e prima della riunione, il problema era quello politico. Cioè c'erano, non ricordo con precisione, ma c'erano delle elezioni, non ricordo se erano politiche o provinciale, regionale, non lo ricordo, ma c'erano delle campagne elettorali in essere. E siccome il Sergio Orsi con la società mista Eco 4, con Peppe Valente, presidente del consorzio Caserta 4, gestivano un grosso numero di elettorati, era da assumere personale per la campagna elettorale, insomma, per cui dovevano assumere per un periodo soltanto relativamente alle elezioni un certo numero di persone che venivano segnalate dall'onorevole e da altri politici. Per cui a Mondragone ci stavano alcune persone, a Castelvolturno ce n'erano altre, a Mondragone, a Sessaurungo ce n'erano altre, per cui venivano assunte persone comunque vicine a noi, o al clan Fragnolo, al clan Schiavone, al clan, voglio dire, al clan Pidognetta, eccetera, venivano assunte soltanto per una forma elettorale, per una forma di voti. Nel momento in cui avevano fatto la campagna elettorale, poi venivano licenziati. Ricordo di un particolare al ristorante La Tortuga, dove incontrai Ugo Conte, sindaco di Mondragone, unitamente a Peppe Valente. Era una festa di compleanno, insomma, e si stava, io stavo per conto mio, non stavo con loro nella riunione, ma comunque, visto i rapporti, ci siamo incontrati, ci siamo salutati, abbiamo parlato per poco, ma ci fu uno scambio di idee, ed era relativamente ad assumere, ma non uno, due o tre, si parlava di centinaia di persone da assumere nei vari comuni, perché considerato dalla mia uscita dalla Eco 4, comunque la società mista Eco 4, Florambiente, come Ati Florambiente e il consorzio avevano nel periodo successivo avevano rilevato tutti i comuni che facevano parte del bacino, per cui era un grosso bacino elettorale. Senta, mi scusi, lei... ricordo ancora che la volontà di Sergio Orsi, unitamente a quello che mi aveva detto Sergio Orsi, è che volevano riprendersi anche il consorzio Caserta 2, volevano comunque prendersi tutti i consorzi della provincia di Caserta, tramite l'onorevole Cosentino, che era il coordinatore cittadino, per cui tutta la sezione di Forza Italia, i comuni rappresentati dai sindaci di Forza Italia, era questo l'obiettivo, quello di prendersi tutti i consorzi del bacino tramite l'onorevole Cosentino. E questo glielo disse Sergio Orsi? Questo progetto glielo rappresentò Sergio Orsi? Sì, questo progetto me l'aveva detto Sergio Orsi. Vi era stata, le disse se c'era stata un'assicurazione da parte del suo interlocutore? Sì, ma ricordo addirittura che oltre all'assicurazione c'erano già stati incontri con il Caserta 2, Caserta 1, già stavano in trattativa, perché ricordo che qualche amico mio faceva parte del bacino Caserta 1, non voglio sbagliarmi, ma Alfredo Musto era... fu nominato
revisore dei conti tramite l'onorevole Santulli di Aversa, tramite il nostro spingimento, per cui già c'erano dei contatti politici affinché i presidenti dei consorzi Caserta 4, che non aveva attrezzatura, non è, passasse tutto all'affidamento del consorzio Caserta 2 con la società mista Eco 4. Senta, mi ha parlato di quanti erano i consorzi del Casertano? Quali erano, quanti erano i consorsi che dovevano essere, diciamo, nella progettazione di degli orsi acquisiti? Tranne il 2, perché il Caserta 2 era gestito a livello di sinistra, mentre il Caserta 1 e il Caserta 3 erano gestiti a livello politico da Forza Italia. Era una volontà, per poi, cioè, l'obiettivo quello di Sergio Orsi e a livello politico era quello di riprendersi tutto il consorzio, cioè tutto il bacino della provincia di Caserta, cioè tutti i 94 comuni, non voglio sbagliarmi se sono 96, 95, 94, ma comunque circa 90 comuni con i vari bacini di utenze che sono 4 consorzi. E senta... Il 2 in quella fase era un po' più ostile perché era nato prima, aveva già tutte le attrezzature, aveva già tutta la gestione degli impianti di smaltimento, era un pochettino una cosa un po' distaccata, era l'obiettivo più facile e più raggiungibile, era quello dell'1 e il 3, unitamente al 4, e poi successivamente anche il 2 sarebbe passato con loro, questo era l'obiettivo politico, la strategia che si era prefissata. Senta, che lei ha detto poc'anzi che Cosentino aveva sentito questo progetto, che avesse sentito chi glielo disse, come lo seppe? Non ricordo adesso da chi l'ho appreso, da chi lo... non me lo ricordo sinceramente. Lei è ma ripeto, io con gli orsi mi ci vedevo anche fuori dopo l'estromissione dopo l'estromissione della società, mi dico la verità, mi sono sempre visto con gli orsi. No, ho capito, lei vi ha detto che ho saputo di questo progetto dagli orsi, poi quando ho fatto la domanda sul destinatario del progetto se aveva sentito, lei ha detto sì, volevo comprendere da chi seppe che Cosentino aveva sentito questo progetto. Gli orsi, Sergio Orsi me l'aveva riferito. No, esso ha risposto, effettivamente. No, forse non ha compreso perché ha detto Sergio Orsi, quindi era Sergio Orsi che gliel'ha riferito anche di tutto, della sua in progetto e del fatto che vi fosse la sì, no, a Sergio Orsi mi aveva riferito che la strategia politica era del pubblico ministero, ha risposto prima. Ha risposto prima che ha detto che aveva sentito, io ho rifatto la domanda dicendo da chi aveva saputo. Lui ha detto non mi ricordo, evidentemente avrà inteso che l'aveva già detto prima. Quindi volevo semplicemente chiarisco, dottore, presidente. Chiarisco, ne ha riferito Sergio Orsi, ma a Sergio Orsi gli era stata manifestata dall'onorevole Cosentino, cioè diciamo che Sergio Orsi è quello, mi ha manifestato quello che aveva sentito, che aveva manifestato Cosentino. Non ero presente materialmente quando Cosentino abbia detto a Sergio Orsi, però Sergio Orsi mi ha riferito questo, io riferisco quello che ho saputo in quel momento. Senta, era la volontà dell'onorevole Cosentino questo. Se torniamo un attimo indietro, lei ha dato un'indicazione su come funzionava la questione delle assunzioni per finalità elettorali, lo ha dato un po' per scontato, può spiegarci bene la rilevanza dal punto di vista del contributo elettorale di gestire l'Eco 4 nella specie? Qual era la strategia che era in atto che lei ha riferito poc'anzi, la strategia rispetto alle elezioni? Allora, la strategia era questa. Il consorzio di bacino Caserta 4 è rappresentato da circa 20 comuni. Ogni comune, ogni sindaco, in base al numero degli abitanti, ha una quota di maggiore di rappresentanza all'interno del consorzio. Per cui si cerca di eleggere la persona che possa essere più influente, essere più amico, per poi eleggere il presidente. Per cui l'assunzione nel consorzio, nel bacino Caserta 4, era per eleggersi persone, sindaci, assessori che poi agevolavano la Costituzione, il passaggio, insomma,
il rappresentante elettorale del consorzio, per cui erano soltanto questo, per avere un certo numero di elettori, per quindi, poi gestirli come gli faceva comodo. Quindi venivano assunte delle persone in prospettiva elettorale, di voto? Sì, sì. E mi ha detto che erano provvisori queste assunzioni, cioè che cosa accadeva poi? Dopo le elezioni le licenziavano. Ah, ho capito. Quindi era... C'era soltanto per... se l'amministrazione vinceva, se andava a buon fine l'operazione dell'assunzione, qualcuno rimaneva. Non tutti venivano licenziati, ma qualcuno più vicino al politico rimaneva. O più vicino al clan, per carità. Io ricordo qualche nome che ho fatto già nelle dichiarazioni, come Fragnolo per esempio a Mondragone, una persona che poi non lavoravano, percepivano lo stipendio, ma persone che non figuravano solo nei libri matricoli o soltanto come numeri. Fragnola, Mezzeri, altri poi non mi ricordo, insomma, ma qualcuno me lo sono ricordato. Senta, che ci fosse questa strategia in queste assunzioni temporanee e nella prospettiva di poter pilotare il voto nelle varie contese elettorali, questo le fu detto da? Allora, questo lo stavo dicendo prima, quando ho incontrato Ugo Conte, sindaco di Mondragone, con Peppe Valente, presidente del consorzio, al ristorante La Tortuga di Castel Volturno. Peppe Valente in quell'occasione mi disse che questa era l'indicazione che si stava cercando di fare, per cui si assumevano persone per eleggere i loro rappresentanti, per poi essere agevolati all'interno del consorzio. Senta, poiché questo discorso lei lo ha riferito in relazione all'incontro, questo incontro insieme a Sergio Orsi e Nicola Cosentino, mi può spiegare in che modo, scusi, c'entra, se c'entra, o se è una cosa non che lei già sapeva? Non mi ricordo se ne ho parlato, io ricordo che ne abbiamo parlato in quell'occasione con Peppe Valente. Con gli Orsi non lo ricordo, se stavamo da Cosentino o stavamo con Orsi, sinceramente non lo ricordo se ne abbiamo parlato in presenza di Cosentino, per carità. Però da quello che io ero a conoscenza sia da Sergio Orsi che da Peppe Valente, era questa la finalità, la strategia, che poi gli era stata riferita dall'onorevole. Da quello che mi era stato detto, io quello riferisco, quello che mi è stato detto, quello che non ho partecipato materialmente a una riunione. Senta, per quanto riguarda Nicola Cosentino, mi scusi, lei ha parlato, diciamo, di questo rapporto con tra la società costituente Eco 4 e Nicola Cosentino, anche da quello che ha riferito. Vi era un modo di esprimersi per quanto riguardava la società Eco 4 da parte di Cosentino? Ma io ricordo pubblico ministero, che cos'è questa domanda? Non si comprende. Allora, Nicola Cosentino in relazione a questa società dice qualcosa? Allora, io vi posso solo dire una cosa, che dai vari, perché poi io ripeto, io con Orsi mi ci incontravo spesso, adesso non ricordo con esattezza se è stato a casa dell'onorevole, a casa degli Orsi, per la strada, ma comunque ricordo che la società Eco 4 era una società di Cosentino, era una società sua, per cui doveva essere così, insomma, questa è una cosa da me, interessava a lui e andava fatto in un certo modo. Non ricordo se l'ho sentito dall'onorevole Cosentino, l'ho sentito a casa dell'onorevole o a casa degli Orsi, però ricordo che questa era la cosa fondamentale, cioè la società Eco 4 non era altro che una creatura dell'onorevole Cosentino, per cui il presidente veniva nominato, cioè il presidente, perché all'inizio dell'Eco 4 un presidente era Sergio Orsi, poi c'era stato il problema, ma i vari cambiamenti a livelli politici, a livello di presidente del consorzio della società mista veniva stabilito da Cosentino, cioè
Era Cosentini che metteva Orsi o metteva un'altra persona a gestire questa società? Senta, lei... Per cui era una cosa sua. 18 giugno 2008, fu più preciso, nell'interrogatorio ha detto, glielo rappresento per comprendere bene questo il senso della sua deposizione. Allora, ricordo che in quell'occasione, rispetto a questo incontro, Cosentino si espresse con riferimento proprio all'Eco 4 dicendo che quella società era una sua creatura. Questa è una creatura dicendo mia. Testualmente, sempre riferito, mi scusi, sono io. Sempre riferito all'Eco 4 che quella società son io. Il progetto sono io, sì. E questo lo disse Cosentino. Adesso che mi leggete la dichiarazione, sì. Non ricordavo adesso dove l'avevo sentito, ma ripeto, confermo la dichiarazione che ho reso all'epoca di averlo sentito dall'onorevole Cosentino. Questa è una cosa mia. Alla società Eco 4 sono io. Questo è quello che avevo si era manifestato in quella riunione. Senta, rispetto a questa strategia di cui mi ha parlato di Sergio Orsi di conquistare, diciamo, progressivamente altri consorzi oltre il CE4, Cosentino ne rappresentò quella che era la sua idea, che lei sappia, in quel contesto e in altri contesti. Ricordo che si è parlato anche di questo, sì, era un obiettivo dell'onorevole Cosentino arrivare a prendersi tutto il bacino. Quindi si parlò anche di questo, spiegò se vi era una tempistica in relazione a questo scopo, se si poteva fare subito, se non era possibile o altro, insomma. Non ricordo adesso, non ricordo quali fossero gli impedimenti o se c'erano. Ricordo che comunque tutti i giorni succedeva qualcosa per quanto riguarda i consorzi di Caserta 3, Caserta 1, però sinceramente adesso non ricordo con esattezza se ci fossero degli impedimenti. Sì, sempre lo stesso verbale lei ha dichiarato, dunque sempre a seguire. Il progetto di Sergio Orsi, ribadito anche in quell'occasione, era volto ad appropriarsi di tutti i consorzi dell'area casertana, aggiungendo al consorzio CE4, che già sostanzialmente dipendeva da lui, i consorzi CE1, CE2 e CE3. Cosentino, all'epoca coordinatore provinciale di Forza Italia, controllava tutti i consorzi e Sergio si rivolse a lui per perorare il suo interesse ad espandersi. Nell'occasione Cosentino, affermando e confermando, come detto, la sua appartenenza all'Eco 4, gli disse che sarebbe stato fatto tutto a suo tempo e che Sergio doveva attendere affinché potesse operare gradualmente. Poi a rilettura le dice, per la precisione era in particolare su CE2 e CE3 che si concentrava l'interesse degli Orsi, trattandosi di consorzi riferibili all'area di politica vicina a Forza Italia. Ricorda più o meno è quello che avevo dichiarato prima, cioè la questione di Caserta 2, Caserta 1 e Caserta 3 più o meno corrisponde. Comunque confermo la dichiarazione che ho reso all'epoca. Quindi era un graduale, sarebbe stata una gradualità nella posizione. Cioè, le cose andavano fatte gradualmente, per cui non è che si potevano inventare. Sergio Orsi spingeva per farlo subito, ma comunque c'erano degli adempimenti politici che richiedevano alcuni tempi tecnici, per cui dovevano essere fatte gradualmente. Ho capito. Senta, mi scusi, prima, in questo verbale, lei ha detto il CE2 e il CE3 che facevano parte riferibile all'area politica Forza Italia, prima aveva detto invece il CE1 e il CE3, mi è sembrato, mi scusi, volevo capire qual è, diciamo, il suo, sempre secondo il suo ricordo, quali erano le sigle più vicine a Forza Italia, se riesce a ricordarsi a quello che le indica Forza Italia. Allora, le sigle più vicine a Forza Italia erano la 1 e la 3, la 1 e la 3, compreso la 4. Ho capito. La 2 era un po' più da parte, però non è che non lo gestiva, cioè magari non era direttamente la gestione, per cui bisognava fare qualche passaggio diverso, è una questione politica, per cui non è che non lo gestiva direttamente Forza Italia, il consorzio Caserta 2, era gestito più dalla sinistra, non da Forza Italia, però... Ho capito, quindi... Era tutto possibile a livello politico. Vi era la possibilità, quindi in modo diverso, ma secondo quello che lei ha compreso, vi era la possibilità di incidere anche su questo. C'era la possibilità di tutto, di tutta la provincia di Caserta, di tutti i 94 comuni della provincia di Caserta. Questo era l'obiettivo finale. Mi scusi, quando ha collocato questa riunione, lei ha riferito
oppure un'altra riunione, adesso non vorrei sbagliarmi, lei ha indicato che già Cosentino Nicola era già sottosegretario, vorrei comprendere se come lo sa, se è sicuro della circostanza, vorrei comprendere bene a che cosa si riferiva con questa parola. Lo ero, cioè all'epoca ero sicuro che era sottosegretario, perché erano i periodi in cui si convocava già, ripeto, quando ho eletto il segretario cittadino. Sottosegretario di che? Cosentino, secondo quello che lei sapeva, era, mi faccia capire. Sottosegretario. Ma era il coordinatore, regionale. Per cui che avevo l'incarico da sottosegretario, non è che interessa, era il coordinatore cittadino, cioè della provincia di Caserta, era lui il coordinatore di tutta la regione Campania, per quanto riguarda il partito Forza Italia. Quindi rispetto a quel partito era il coordinatore, vorrei comprendere, se, per quello che sa, non è che sì, sia, che sia rilevantissimo, volevo capire, era coordinatore provinciale, non ho capito che era a livello regionale, non ho capito. No, allora, Nicola Cosentino, all'epoca in cui parlo io di queste riunioni, di questo incontro a casa della mamma con Sergio Orsi, era coordinatore di Forza Italia, a livello regionale. Ho capito. Mi scusi, quindi, provincia di Caserta e provincia di Napoli. Quando ha detto Salerno, era lui il coordinatore. Per quello che lei sapeva. E quando ha detto che era sottosegretario, mi scusi, si è espresso male o voleva dire un'altra cosa? No, io non mi sono espresso male, sapevo che era sottosegretario, non mi ricordo a che cosa fosse, ma era sottosegretario. Ecco. Quindi, avevo un incarico politico a livello nazionale con il governo Berlusconi. Ho capito, che era sottosegretario non sa che cosa. Che era. Si ricorda il periodo in cui divenne sottosegretario a questo qualcosa che lei non ricorda? No, non me lo ricordo. Non si ricorda, ho capito. Senta, le faccio un'altra domanda. Se riesce a ricordarlo, questo incontro, lei ha già detto che questo incontro con Sergio Orsi presso l'abitazione di Nicola Cosentino, della madre di Cosentino, è avvenuto dopo che lei era stato estromesso da Cirillo Bernardo, dal gruppo, e ricorda il periodo in cui c'è stato questo incontro esattamente? No, più o meno. Sicuramente dopo il 2002, cioè agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, non lo ricordo sinceramente. Ho capito, non lo ricordo. 2002, più o meno, penso che sia il 2002, però non voglio sbagliarmi, non voglio dare numeri, preferirei, senta, non lo ricordo. Ok, allora dunque, se prima di contestargli il passaggio, lei sostanzialmente ha già reso un'indicazione temporale, ho capito che non lo ricorda. E sicuramente era stato già, aveva già assunto la reggenza Luigi Guida, dunque, vero? Aspettate un attimo, fatemici riflettere un po'. Lei ha già aver incontrato Guida Luigi, mi ha detto che era stato già estromesso. Quindi sì, già già avevo incontrato Guida Luigi, sì. Già l'hai incontrato Guida Luigi. Sì, già l'avevo incontrato Guida Luigi, sì. Ricorda, se riesce a ricordarlo, se i suoi fratelli erano stati già licenziati o no? O era prima del licenziamento? Ma penso che erano stati licenziati. Da poco? Da poco. Tanto? Immagino che lei non ricordi da poco la data del licenziamento. Stati licenziati. Immagino che lei non ricordi la data del licenziamento. Dottor Muni, ti fa ricordare la data del licenziamento, so, era il Superenalotto. Sì, va bene. Senta, lei ha dichiarato in questo verbale il 18 giugno 2008. Ha dichiarato, in particolare in un'occasione databile nel periodo 2002-2003 mi incontrai con Sergio Orsi a casa di Nicola Cosentino in Casal di Principe. Abitazione situata sulla strada che collega Casal di Principe a Villa Literno. Quindi indicò questo periodo 2002-2003 come periodo orientativo. Io vi dico la verità, l'ho detto pure prima, però averlo indicato in quel periodo delle dichiarazioni lo confermo, per carità, perché adesso in questo momento mi sono sforzato un pochettino nel dire inizio del 2002-2003, cioè diciamo che questo è il periodo, però non ne sono certo. Confermo le dichiarazioni che ho reso durante il mio periodo di collaborazione, perché comunque già è passato un bel po' di tempo, non è che... Certo. Orientativamente ho detto nella dichiarazione che era verso il 2002,
Però, dottor, non è che posso essere preciso, non me lo ricordo con esattezza se è 2002 o 2003, però confermo quello che ho dichiarato nel periodo della mia collaborazione. Quindi questo comunque il periodo è successivamente all'incidente che ebbe suo fratello, perché lei è in questa occasione... Sì, è precedente. Mio fratello l'incidente l'ha avuto precedentemente a questa cosa. Sì, e quindi era ha avuto già Già avevo avuto l'amputazione della gamba, sì. Già mi ero interessato tramite Bidognetti, pure per l'ospedale, per le operazioni, figuratevi, sì. Mio fratello già era stato... già aveva avuto l'amputazione della gamba, già stava a casa. Senta, ricorda se i suoi a che tipo di attività erano stati addetti i suoi fratelli nell'Eco 4? Ma mio fratello Nicola, allora premetto che la discarica l'ho aperto io con i miei fratelli. La discarica del Parco Saurino l'abbiamo iniziata io, mio fratello Nicola. Io ho portato il combattatore con una ditta di trasporti eccezionali, gli ho portato il combattatore dalla nostra discarica, che è un automezzo fuori sagoma, per cui 500-600 quintali, ci volevano per forza delle attrezzature fuori sagoma. L'ho accompagnato io, l'ho portato io sulla discarica. Sulla discarica c'erano i due miei fratelli, Antonio e Nicola, che hanno provveduto immediatamente. C'era un problema di emergenza dei rifiuti sul bacino, tutti i comuni portavano rifiuti sul... era all'inizio della discarica, per cui si partivano dal fondo cava, per cui bisognava stare attenti ai canali di drenaggio, alla vasca degli percolati, eccetera, per cui abbiamo iniziato alla gestione di quella discarica con il primo carico di rifiuti, e l'ha gestito mio fratello Nicola e mio fratello Antonio. Non voglio sbagliarmi se Antonio stava alla pesa, ma Nicola stava sull'impianto di compattazione. Senta, quindi quando furono assunti praticamente quasi subito dopo la costituzione dell'Eco 4, oppure no, i suoi fratelli? Non me lo ricordo la data di assunzione, però ricordo che comunque l'abbiamo aperta noi, la discarica di Parco Saurino. Ho capito. E più o meno vorrei comprendere, lei ricorda l'incontro, la volta che siete stati fermati, in cui lei stava con Schiavone Aldo, Miele Massimiliano e Sergio Orsi, quando fu fermato vicino alla Cavis, già riferito in ordine. Questo è relativamente al ritorno, questo è quando abbiamo avuto io gli automezzi in quel periodo, all'inizio guardi, ne ha già riferito in altri processi, senza ripeterlo un'altra volta, abbiamo acquisito il dato. Volevo comprendere soltanto se lei si ricordava l'occasione in cui fu fermata data. E dopo, certamente il fermo era prima della costruzione dell'Eco 4, giusto? Sì. E quindi praticamente furono assunti, diciamo, tempo dopo, più o meno quanto ricorda, se lo riesce a ricordare, il tempo successivo rispetto a non questo fermo ricordo, di polizia, no? Non me lo ricordo. Siamo sempre nel 2000. Non lo ricordo, sono soltanto che stavano nel libro matricola. Ho capito, va bene. Non me lo ricordo con esattezza. Senta... Presidente, se posso una brevissima interruzione... Sì, sospendiamo. 5 minuti o necessità fisica. Spendere mezz'ora e poi riprendiamo. Sì, così evitiamo poi di perdere altro tempo. Benissimo. Signor Vassallo, mi sente? Mi sento. Senta, abbiamo concluso questo, ricostruire questo incontro. Lei ha già fatto riferimento a questo mutamento tra Bidognetti e Schiavone nella riferibilità del gruppo Orsi. Volevo chiedere, vi fu un successivo incontro da parte sua con Nicola Cosentino? Me lo ricordo. Lei mi ha detto di aver già riferito all'incontro che è avvenuto con Sergio Orsi. Ha avuto modo anche di incontrarsi con lui successivamente da solo? Non me lo ricordo. Non si ricorda. Dunque,
nell'interrogatorio del 28 agosto 2008 lei ha indicato, leggo il periodo per aiutarla su questo incontro. Lei ha dichiarato: ho avuto un'altra conferma della correttezza di tale ricostruzione proprio dallo stesso Cosentino. Infatti avevo sostenuto Cosentino anche nelle elezioni del 2001 e durante questo periodo ho avuto incontri con lui. In queste occasioni egli mi rassicurava sulla possibilità di essere io ricompensato del mio appoggio in diversi modi, tra cui mediante il mio inserimento nella compagine del consorzio CE4. Anche in questa campagna elettorale ho partecipato a cene elettorali. Subito dopo le elezioni telefonai personalmente all'onorevole Cosentino sul suo telefono cellulare e gli dissi: onorevole, vi devo chiedere una cortesia. Egli pertanto mi fissò un appuntamento presso la sua abitazione in Casal di Principe. Di lì a un paio di giorni dopo mi recai all'appuntamento da solo verso 10 di mattina. L'incontro ebbe luogo solo tra noi due. Me la ricordo, ma non ricordo il periodo. Quindi si ricorda questo ulteriore incontro? Al di là del periodo? Non mi ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Mi scusi, lei ha fatto riferimento a un incontro da solo, glielo ho rappresentato, riesce a ricordare? E ovviamente la domanda era funzionale al contenuto di questo incontro, di questo colloquio. Riesce a ricordarsi? Non me lo ricordo. No. No. Mi scusi, lei ha detto che ricorda di aver... Lei ha sostenuto di aver tentato di entrare sostanzialmente, rientrare nel consorzio attraverso Cosentino, dopo essere stato estromesso nell'attività dell'Eco 4, attraverso Cosentino, dopo essere stato estromesso su ordine di Cirillo Bernardo. Volevo comprendere, oltre all'episodio in cui ha perorato il mutamento di mansioni di suo fratello, ha avuto modo ulteriormente di rivolgersi al Cosentino per le stesse regioni? Non me lo ricordo. Ricordo di avermi interessato per le elezioni, sì, però sinceramente non me lo ricordo se l'ho incontrato o meno. Un incontro da solo lei con Cosentino lo ha tenuto? Perché già gliel'ho rappresentato. Sì, ci siamo incontrati, ma non ricordo il periodo adesso. Al di là del periodo, riesce a ricordare, diciamo, le ragioni per cui si è incontrato con lui? Ma ricordo di averne un incontro personale con lui, era il fatto che io volessi rientrare nella società Eco 4, ma lui mi aveva manifestato che c'erano dei problemi, per cui era più facile sistemarmi con qualche altra sua azienda. Ricordo del fratello mi aveva parlato, però non ricordo con esattezza il particolare, non me lo ricordo. Diamo atto che è intervenuto l'avvocato De Caro. Quindi si ricorda di questo incontro in cui sistemarlo col fratello, che intende? Che cosa lei ha chiesto e che cosa le è stato offerto? Se non mi sbaglio, quando io ho manifestato questa volontà di rientrare, lui mi aveva riferito che era praticamente impossibile perché per una questione, però mi parlava mi sarei potuto interessare a farmi assumere dal fratello che si occupava del gas, della benzina, non so, con qualche azienda sua, ma non certamente con l'Eco 4. Quindi le ha fatto questa... Ricordo questo particolare che mi voleva far assumere con il fratello, però non ricordo particolari. Ho capito. E quindi rispetto a questa, la richiesta, l'offerta di assumerlo con il fratello era conseguente alla sua richiesta di essere reinserito all'interno della... Certo, io volevo comunque reinserirmi. Sì, durante l'incontro io avevo manifestato la volontà di entrare, gli avevo spiegato il motivo per cui volevo rientrare nella compagine societaria, però lui mi aveva detto che era impossibile, per cui era più facile sistemarmi con le aziende del fratello per quanto riguarda la benzina e il gas che trattava, che non poteva presentarmi a rientrare nell'Eco 4. E senta, quindi questa offerta che le fece era per lei, non le interessava o le interessava? No, non mi interessava proprio. A me interessava entrare nel settore dei rifiuti con un'altra società, ma comunque si occupasse dei rifiuti.
Che spiegazioni le diede, altre spiegazioni in aggiunta a quelle che aveva dato sulle ragioni per le quali non poteva rientrare? Lui mi aveva manifestato che era una questione che erano cambiate certe cose. Poi io comunque avevo dei precedenti, per cui non potevo partecipare alle società Eco 4, cioè in società miste non potevo assolutamente essere presente a incontri societari. Glielo disse lei in relazione a queste, a che cosa? Glielo disse direttamente Cosentino tutto ciò? Sì, in quella riunione che poi in quella volta ci siamo visti da soli io e lui. Ah, ho capito. Dunque, quindi per prima cosa le fece riferimento a cosa? Ai suoi trascorsi di che tipo? Precedenti penali. Precedenti penali. E poi soprattutto che... perché comunque io facevo parte del clan Bidognetti, per cui in questa società i Bidognetti non erano rappresentati, per cui io non potevo... essere, non potevo partecipare a questa società, cioè mi fece capire che comunque non poteva fare niente, non poteva insistere perché affinché io rimanessi nell'Eco 4 o rientrassi nell'Eco 4, no, assolutamente. Oltre alla questione dei precedenti penali, se può sintetizzarlo, comunque dirlo in modo lui mi aveva esaustivo, detto che erano qual era cambiati, la ragione? Avevano cambiato. Cioè, siccome il settore si era trasferito in altre zone, perché mi sembra che all'epoca si parlava della gestione della discarica o di un termovalorizzatore da fare a Santa Maria La Fossa, per cui era un territorio che era prettamente di Schiavone, per cui io che rappresentavo il Bidognetti non potevo stare in questo, cioè gli era stato detto che dovevamo rimanere fuori, quindi lui non poteva assolutamente darmi una mano affinché io rimanessi in questa società. Questo glielo disse direttamente Cosentino, la questione riguardava... Siamo io e lui. Sempre, quindi glielo disse Cosentino, glielo ribadì o glielo disse per la prima volta? Mi fu detto chiaramente che erano cambiate le situazioni. Adesso a gestire gestiva Schiavone, per cui io non potevo partecipare come Bidognetti a questa cosa. Cioè in termini sintetici erano questi. Quindi gli disse... Ma lui sapeva io chi ero, Cioè, sapeva chi era, certo. E vorrei comprendere, quindi gli disse che l'affare riguardava quale famiglia? L'affare interessava la famiglia Schiavone. Il territorio di interessamento era quello inerente il gruppo Schiavone, per cui si era stabilito che i bidognettiani dovevano rimanere fuori. Per cui lui non poteva spendere nessuna parola nei miei confronti affinché io... rimanessi in questa società. Quindi questo glielo disse apertamente, che ormai l'affare degli Schiavone. Io e lui, ma lui mi conosceva bene chi ero. Ho capito, conosceva bene chi era, cioè sapeva che di che cosa sapeva, da quello che lei ha... Allora, lui mi conosceva bene per la questione dell'appartenenza al clan Bidognetti, mi conosceva bene per il rapporto e per la forza politica che io gestivo a Cessa per il partito di Forza Italia, quindi mi conosceva bene come imprenditore. Sapeva tutti i particolari, non è che c'erano mezzi termini, per cui non è che io ero un elettore e sono andato a casa sua, cioè io sono andato a casa sua perché lui sapeva io chi ero. Qual era il motivo per cui su Santa Maria La Fossa, qual era il motivo che rendeva necessario comunque relazionarsi inevitabilmente con gli Schiavone? Ma ricordo che all'epoca gli orsi si stavano trasferendo su... Siccome parlavano di intraprendere tutto il settore dei rifiuti per quanto riguarda la provincia di Caserta, avevano sul comune di Santa Maria La Fossa, avevano un impianto, una discarica, una ex discarica, grossissima, che volevano utilizzare con il conferimento di tutti i comuni presso questa discarica, perché il Caserta 2 aveva problemi di conferimento, così come gli altri, cioè c'era l'emergenza in Campania. Non c'erano discariche disponibili a ricevere i rifiuti, per cui era il momento opportuno per confluire tutti i prodotti. Anzi, ricordo che addirittura c'era un problema, o si stava creando un problema per quanto riguarda un impianto di generimento, un impianto di termovalorizzatore,
che gli orsi, ma almeno da quello che mi aveva riferito Sergio, vi dico la verità, che volevano gestirlo, realizzarlo addirittura non come, perché in quel periodo di emergenza dei rifiuti in Campania, gli impianti che si trattavano o che si cercavano di realizzare erano solo ed esclusivamente realizzate dal commissariato di governo. Cioè, con la forza economica degli orsi e del bacino di utenza, addirittura si parlava di realizzarlo sul comune, perché c'è stato la prima volta, hanno fatto un'opposizione per quanto riguarda la realizzazione di un termovalorizzatore in quel comune, e poi successivamente è stato accolto, perché comunque erano gli orsi che con Cosentino volevano realizzarlo in modo privato più che altro, non pubblico, un termovalorizzatore su quella zona. Si erano comunque trasferiti là perché avevano questa disponibilità di sito. Ho capito. Senta, quindi questa questione, il fatto che intendevano realizzare un termovalorizzatore privato, glielo disse Sergio Orsi in prima battuta? Sì, Sergio Orsi me l'aveva riferito. E durante il colloquio... Così come mi aveva riferito anche la discarica. Come della discarica, sempre su Santa Maria della Fossa. Sì, questo era il trasferimento della, perché loro avevano questa disponibilità del sito, per cui avevano confluito là tutta questa loro disponibilità imprenditoriale e politica. Io dalla riunione non ho avuto questa affermazione da Cosentino, io da Cosentino ho avuto solo l'affermazione che là interessavano agli schiavoni questa cosa, per cui non poteva spendere parole nei miei confronti affinché io potessi rientrare come esperto, come esperienza, eccetera. Per cui dovevo rimettere.